Allora, buonasera a tutti, grazie di essere presenti come al solito e buon anno, buon 2018. L'argomento di questa sera è la medicina investigativa. Penso che molti di voi avranno letto, avranno sentito parlare di Ippocrate, ma penso e spero di presentarvi Ippocrate in un modo assolutamente inedito. Non penso che abbiate trovato da nessuna parte questa impostazione del personaggio Ippocrate, che è un po' il simbolo della medicina occidentale e a mio avviso giustamente è il simbolo della medicina occidentale, ma se volete un personaggio contemporaneo che a mio avviso ricorda molto da vicino alcune delle peculiarità di Ippocrate è Bones Brennan, per chi di voi segue le serie televisive o comunque i detective di CSI, detective della scena del crimine, cose di questo genere. So benissimo che può sembrare riduttivo presentare un personaggio che è stato sempre monumentalizzato, quasi divinizzato, come Ippocrate, come se fosse un grande detective. Io invece ritengo che negli ultimi almeno 10 anni, se devo definire la mia attività di ricercatore medico, la definirei come detective e non di sicuro né metodo induttivo, né deduttivo, né statistica, né tutte le cose che ho insegnato all'università e che per riempirmi la bocca chiamavo metodologia della ricerca clinica. Quindi in realtà cercherò di vendervi una serata di metodologia della ricerca clinica, ma facendovi, se riesco, anche divertire un po' e cercando di non fare una roba da secchioni che comunque tanto vedrete molto presto che non porta da nessuna parte. Allora, cominciamo da questo personaggio, il nostro detective. Chi è questo detective? Questo detective è Ippocrate. Siamo nella Grecia, non è vissuto ad Atene, è vissuto in Grecia nel periodo del 460-370 BCE, prima di Cristo, se vogliamo dirla all'europea, BCE, se vogliamo darci delle arie essere americani, e è nato sull'isola di Kos. L'isola di Kos ne avete sentito parlare purtroppo tristemente recentemente per via dei profughi che sono rimasti lì 2 mesi, non sapevano dove mandarli e via discorrendo, ed è morto a Larissa. Larissa è invece sulla Grecia continentale, al nord della Grecia, anche perché, e adesso vi do un'altra interpretazione mia della biografia di Ippocrate, voi dovete sapere che ha avuto tanta sfortuna Ippocrate, che fin quando è stato vivo lui ha scritto questi appunti più che opere. Non pensate che le opere di Ippocrate siano dei trattati come le Harrison o i trattati di patologia generale. Lui ha scritto degli appunti, in alcuni casi ha scritto delle opere polemiche o critiche verso altre opere mediche, e il suo insegnamento era prevalentemente orale. Quando la Grecia però ha preso botte a non finire da Alessandro il Macedone, è arrivato l'ellenismo, poi i romani, i greci hanno fatto di tutto per far diventare Ippocrate una divinità. E quando ti fanno diventare una divinità c'è sempre un prezzo da pagare, nel senso che magari tu eri una persona simpatica, anche geniale, ti fanno diventare un secchione insopportabile che la gente non ha voglia di leggere, ecco, perché secondo me l'avessero letta, venduto come Bones Brennan, ma avrebbe venduto miliardi di copie. Invece in Italia in questo momento non trovate una versione italiana delle opere di Ippocrate che valga questa parola, se non piccoli pezzi sparsi qua e là. Se avete fortuna andate alle bancarelle, c'è una versione della UTED bellissima, che comunque è esaurita, curata da Vegetti, che è un'opera d'arte, ma come dico, io ne ho 2 copie, ma le ho comprate dalle bancarelle per 10 euro, costava 180 euro, ma in realtà fate fatica a trovare in italiano Ippocrate. Gli inglesi invece, che hanno forse più fiuto, hanno capito molto bene che Ippocrate è un best seller e infatti trovate almeno 10 versioni delle opere di Ippocrate in inglese che costano anche poco, and so on and so forth. Perché Ippocrate è vissuto fino a 40 anni, 45, a Kos? Kos è un'isoletta, fatti conto di stare a Nichelino, no? Non voglio offendere nessuno, ma Moncalè, ecco. E secondo me dopo si è rotto le balle, perché sai cosa ti dico? Studia oggi, studia domani, ha guadagnato un po' di soldi. Non si sa se aveva una moglie o no, ma doveva avercela perché ha fatto dei figli che si chiamano Ippocrate 2, Ippocrate 3, Ippocrate 4. Vedi, diventi famoso, i tuoi figli hanno sempre quegli stessi nomi, no? Se no, se ti va male ti rifilano anche il nome del nonno, che era un sindacalista falegname nel mio caso, che io mi vergogno solo a pronunciarlo. Comunque, sono disgrazie che capitano nella vita.
A mio avviso, dopo aver letto 10 volumi sulla biografia di Ippocrate, mi sono fatto l'idea che si è rotto le balle. Cioè di stare su quell'isola dove succedeva mai niente, sempre con questa moglie, con questi figli, questa routine, sempre la stessa gente, no? Avete presente un paesino, mi è una storia di Agatha Christie, no? Quei villaggetti dell'Inghilterra dove capita mai niente, dove c'è il curato, il medico, il sindaco, e c'è tutto un umma e succede mai niente. E dopo un po', ça m'étouffe, dicono in Francia, no? Cioè, manca il fiato. Secondo me se n'è andato, ma se n'è andato anche per un altro motivo, perché secondo me aveva capito. Voi dovete immaginare che la Grecia in cui vive Ippocrate è molto simile ai paesi occidentali oggi, c'era già la globalizzazione. Perché dico questo? Dico questo perché la Grecia in quel periodo era fatta da piccole polis, piccole città di commercianti, gente che comprava, vendeva, comprava le spezie in Oriente, le vendeva nel Mediterraneo. Se vi ricordate la lezione scuola, la conferenza scorsa, abbiamo detto che era interessantissimo vivere ad Atene in questo periodo. Ma perché era interessantissimo? Innanzitutto perché non è l'Egitto, non c'erano i ricchi sfondati, l'oligarchia, no? Come gli Stati Uniti e la Russia oggi. Diciamo che la Grecia era un posto, una confederazione, c'erano queste piccole polis, le polis andavano a gara, chi aveva l'atleta più veloce, chi faceva il vino più buono, chi aveva, capito, il grano migliore, chi faceva va a sapere cosa, aveva l'oracolo di Delfi, io ce l'ho, tu no. Era tutta una gara, una concezione olimpica, atletica della vita. Quello che oggi è un po' il campanilismo buono, no? Dalle mie parti, quando è che si fa la fiera del vino, alleni sole come a Corte Emilia, non ci sono da nessuna parte. Poi non è vero, perché figurati, le nocciole sono nocciole, che si dica, ma ognuno vuole avere le nocciole più belle. Questo clima era molto interessante, perché creava un clima di curiosità, di interesse, ma c'era un altro problema. Per la prima volta, mentre in Egitto nascevi, facevi lo schiavo, tiravi un macigno grosso così, costruivi una piramide, tuo figlio faceva l'operaio, tirava una pera, costruiva la piramide, il nipote, i pronipoti, 3000 anni una roba parecchia, potete immaginare che libidine, no? Sembra, non so, gli anni 70 andare a fare l'operaio alla Fiat, stessa roba, cambiai niente, sempre uguale, dubale così, una vita patetica, no? Insopportabile. E infatti poi facevano i riti dionisiaci, di cui parleremo una di queste sere, davano di matto ogni tanto, ma avevano bisogno di dar di matto, perché se non davi di matto la vita era veramente un po' pesantina. Invece in Grecia no, ci si divertiva tutto sommato. Ma nasce un problema. Il problema, nascono due problemi. Per la prima volta l'uomo si pone una domanda: come dobbiamo vivere? Perché è ovvio che se ti nasci in un modo, sei già bello destinato tutta la tua vita, o nasci in Mesopotamia, non è che c'hai molto da scegliere, ti metti nel solco e vai. In Grecia abbiamo inventato il concetto di libertà. Cosa vuol dire libertà? Libertà vuol dire che non è assolutamente detto che tu debba fare, capito? Uno vuole, dice, io faccio il commerciante, io faccio il contadino, io voglio fare il marinaio, io voglio... E c'era talmente tanto denaro, tanto benessere, tanto, almeno se non eri un ilota, uno schiavo, si stava bene tutto sommato. Tale per cui si pongono due problemi, due domande che sono rimaste la fondamento del pensiero occidentale, a mio avviso. La prima domanda è: come dobbiamo vivere? Infatti queste conferenze si chiamano Arte di Vivere. Per la prima volta l'uomo si è posto il problema: come devo vivere? Perché dovete ricordarvi che in passato, in precedenza, il problema, io adesso guardo la mia vita, io sono qua, la mia vita è lì e decido cosa faccio, non era mai successo. Non si era mai dato nella vita che l'uomo prende distanza da se stesso e dice: come devo vivere? Poi c'è un altro problema che ancora oggi non abbiamo risolto per niente, vedrete a marzo andremo a ridere con le elezioni politiche. L'altro problema è: che tipo di governo vogliamo avere? Come dobbiamo governarci? Perché nella Grecia c'erano i modelli più strani, c'erano i tiranni, poi c'erano le monarchie, poi c'era la repubblica, poi c'era l'oligarchia, poi ogni tanto facevano un colpo di governo, gli erano i terroristi, c'era di tutto, era una specie di zoo dove tu avevi lì, come adesso, preciso, no? C'è Trump, poi c'è l'Inghilterra che non sa se è Europa o non è Europa, fuori di testa, poi c'è il nordcoreano che non sa se è un videogame, poi la Cina dà i soldi al nordcoreano, poi Trump ce l'ha con Obama perché ha fatto andare avanti la Corea del Nord. La Grecia era esattamente come adesso, non si capiva un granché. Infatti i filosofi passavano la giornata a fare i consulenti, no?
Anche adesso abbiamo i consulenti che servono a niente, come allora, ben pagati, strapagati, che giravano di qui e di là e ti dicevano: oh, bisognerebbe togliere il canone televisivo, non paghiamo l'università, poi tanto a marzo non riusciremo a tenere in piedi niente di tutto questo, quindi ti prendono per il fondello, fai un teatrino patetico come facevano i sofisti sulla piazza di Atene. Quindi niente, non sta autitudine in piazza di adesso io tolgo il canone TV, io faccio le regioni, do i soldi al Veneto, il Veneto diventa Austria, Vastalunga, cose di questo, deliranti di questo tipo. Quindi c'è niente di nuovo sotto il sole. Il problema quindi di Ippocrate qual è? Ippocrate, e qui comincia la lezione seria, capisce una cosa: le malattie sono lo specchio nell'organismo vivente dell'arte di vivere, del modo di vivere, delle scelte politiche ed economiche di un popolo. La malattia è lo specchio della civiltà greca. La malattia è quello che va male, è la fisiologia quando le cose vanno male, è il nostro stile di vita quando sbagliamo qualcosa. Penso che sia un'intuizione che non abbiamo mica ancora digerito neanche oggi, è un'intuizione direi galattica. Questo rapporto tra l'ambiente naturale e le forme di governo, le istituzioni politiche e la malattia non l'abbiamo ancora capito a fondo neanche adesso. Allora vediamo un attimo lo scenario su cui stiamo parlando. Questo scenario, questa libertà, questa molteplicità di modelli di vita, modelli di cucina, modelli di cultura, modelli di governo, modelli di economia, era questo grande crogiolo che è il Mediterraneo. Tenete conto che io sono un fan dell'Europa e sono anche un fan del Mediterraneo, ci hanno provato in tanti a ricreare, a ritentare di costruire l'idea di civiltà del Mediterraneo. Direi che una cosa che è un po' un best seller è la parola che io non condivido, dieta mediterranea. La parola dieta mediterranea, anche non come la usano i media, penso che abbia però una valenza interessante, nel senso che comunque in questo periodo storico si scopre anche, ve l'ho accennato la volta scorsa, un altro concetto importante, che il problema non è mangiare tonnellate di cibo, il problema è essere dei connoisseur. Vi ricordate Archelao di Gela, di cui vi ho parlato la volta scorsa? Comincia a nascere il problema di avere uno stile nel mangiare e capire se c'è un rapporto e quale rapporto molto preciso c'è tra nutrizione e salute, ma non in senso generale, no? I carboidrati, le proteine, come hanno inventato gli americani negli ultimi 100 anni. Se leggete In Defense of Food di Pollan, vi dirà che negli ultimi 100 anni gli americani hanno ridotto la nutrizione a carboidrati, proteine e lipidi, una roba demenziale, un'americanata pazzesca, una delle tante cose che l'America ha sbagliato in pieno. Beh, non ha centrato un granché, penso che l'America non ne abbia fatta nessuna giusta, tolto il fatto di essere un paese che scappa da qua. E a parte questa amicizia profonda che ho e stima per gli Stati Uniti, al di là degli scienziati americani, di cui faccio parte, ahimè, perché mio fratello è uno scienziato americano, basta scrivere Rocca Walter su Google, e non ce l'ho con mio fratello, ce l'ho solo col fatto che l'America, mentre è il paese più avanzato del mondo dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'arte di vivere, penso che venga forse dopo dei paesi dell'est europeo, insomma. E quindi non ho molta stima, non parliamo della Cina che per me non esiste, o del Giappone, ma comunque ho delle opinioni molto precise. Io sono un fan dell'Europa, questo penso di averlo già detto, lo ripeto, e quindi lavoro per ricostruire l'Europa. Bene, adesso vediamo di che cosa stiamo parlando, dove si svolge la detective story di cui parlo questa sera. Le detective story di cui parlo questa sera avvengono a Kos, vedete che Kos è quella piccola isoletta che c'è lì, poi avvengono a Larissa, ma diciamo che più che Larissa, vedete quella parte della Grecia continentale, perché Ippocrate ha fatto il medico andando in giro, si chiamava medico itinerante. Allora adesso bisogna chiedersi, quando io ho molta simpatia di un medico itinerante, perché in vita mia sono sempre stato in scappa da cavo, ho vissuto in Inghilterra, in Svezia, in Norvegia, negli Stati Uniti, quindi io sono un medico itinerante. Come lo capisco? Capisco il fatto che lui è profugo e se stufiasse, se vedete dove sono nato, dice per forza scappare per la disperazione. Una collina si chiama I Forti, sono in quattro,
gran bel posto, vai bene un weekend e poi ti spari in bocca. Quindi sono stato costretto a fare il medico itinerante, non è stata una scelta, se volete vi dico che è stata una vocazione, una chiamata di Dio, ma in realtà è la disperazione, perché se no stavo lì, cavava tutto il dì, e quindi stura qui, gli rubale, poi avrei i calli sulle dita, sarei invecchiato più in fretta, invece sono qui che faccio conferenze gratuite, quindi diciamo che è andata bene, ecco, questa storia del medico itinerante. Mio fratello Istea, è un medico americano, lavora alla Mayo Clinic, se la tira, scrivete, cioè, quindi questo itinerante non è una disgrazia, diciamo che forse se stava a cavi era un ben peso, ecco. Quindi questo itinerante è una gran bella roba, forse il medico deve essere un po' itinerante. Perché sei itinerante? Sei itinerante perché nella mia vita ho visto di tutto, ho visto gente che mangiava il tandoori chicken, gente che mangiava, capito, i gamberoni, gente che mangiava le ragnatele fritte, ho visto di tutto e di più. E quindi secondo me come medico ti serve questa cosa, perché invece di affezionarti, no, alle abitudini tradizionali, no? La borgata, l'Italia, il Piemonte, la langa, la dieta della langa. Sì, la dieta della langa mi piace un casino, ma se mi porti a mangiare in un ristorante francese dell'Haute Cuisine, fai stesso, o la cucina spagnola, cerco di capire cosa c'è di buono in questa faccenda. Quindi Ippocrate voleva capire cosa c'era di buono nel mondo greco classico. Dice, andiamo a curiosare, invece di criticare, no? Suma mac noi buono fe la pasta in tutto il mondo. Gente a parte va in Vietnam, dice, ah, sono arrivato là, ma là non mangiano la pasta. Ma se sei in Vietnam a festa, qua, vai a Nichelino, ascolta me, ti fai una pasta asciutta, la tiri su con un po' di pomito e sei bella posta. Non andare in Vietnam, perché il Vietnam è lontano, capito? È dall'altra parte del mondo. Quindi questa apertura mentale di Ippocrate è devastante, è interessantissima. E oggi fa bene alla salute. Perché la gente con la globalizzazione prende la carta di credito, va alle Maldive, ma torna qua a ne prendi niente. A Montas l'aereo, arriva là, torna qua con sue abitudini, non si è spostata ad un millimetro. Se andassi in un campo di sterminio sarei la stessa roba, non impara niente, perché pregiudizi li ha da casa, se li porta dietro, torna a casa come partita, non prendi niente. Ha mangiato troppo, per cui è arrivato a casa, c'ha la dispepsia, la leaky gut, deve andare dal medico, meno male, così le mie amiche lavorano. Ma non ha imparato assolutamente niente. Ippocrate non era questa roba qua. Ippocrate era la vera curiosità della differenza. Voglio vedere se si vive meglio sulla Grecia continentale. Per esempio, Ippocrate era affascinato da Crotone. Che è Crotone? Uno dice, ma Crotone in Calabria? Ma come Crotone? Voi dovete sapere che Crotone è il centro del pianeta. Perché Crotone è il centro del mondo? Perché a Crotone hanno inventato le neuroscienze. Adesso frase roboante, bisogna ben che dico qualcosa di un po' più rumoroso del solito, se no vi annoiate. Allora, perché abbiamo inventato le neuroscienze? Perché c'era un tizio che si chiamava Alcmeone, Alcmeone di Crotone. E se Ippocrate aveva un fan, c'era un altro pazzo vegano, demente, delirante, si chiamava Pitagora, di cui non parlo perché è tempo perso, è come parlare del Giappone. Quindi era pazzo e non c'è niente da fare, possiamo vendergli un po' di prosecco, ma non serve a niente. Se c'è qualcosa di sbagliato nella medicina occidentale, per esempio l'idea che bisogna curare gli esami di laboratorio, no? La fiducia nel numero. E il medico fa tutti gli esami gli erano tutti perfetti. Quasi sempre il giorno dopo il malato era morto. Io mi ricordo alle Molinette, l'uomo è un animale che ha il buon gusto, il giorno prima di morire mette a posto i numeri. Quindi fa una specie di elogio di Pitagora, no? E mette a posto i numeri, almeno un numero, però i numeri sono tutti a posto. Ed erano perfetti, se volete, ma non è una barzelletta, vi posso raccontare tanti malati che il giorno prima di morire si è normalizzato tutto. Anzi, io avevo sempre un senso di malessere. Quando vedevo questi esami così perfetti dicevo, è già divino, è già là, capito, è già in paradiso, non è già più insieme a noi. Quindi Pitagora e il numero e tutte queste menate qua che i filosofi raccontano, io non ho tempo da perdere. Pitagora è un poveretto che è stato in Oriente, si è riempito la testa da vegano, era un fondamentalista, uno che andava preso a calci in culo dal mattino alla sera. Lui in realtà prendeva calci nel culo gli altri perché aveva una setta per entrarli dentro, c'erano tutti dei rituali tremendi per entrarli dentro, perché sai, quelli che fanno le sette sono mica tanto facili. Gentaglia. Ma Alcmeone di Crotone, se non ci fosse stato Pitagora, perché gli asini sono utilissimi. Quando tu vedi un asino, l'asino è didattico, perché tu sei sicuro che devi essere diverso.
non è uno complicato, no? De Mita, capito? Andreotti, quelli sono bastardi proprio, lì non capisci se è un delinquente, se è un genio. Invece un asino è bello, perché l'asino è didattico, l'asino si mette lì e Pitagora era un asino. Allora, Alcmeone di Crotone, che era molto intelligente ed era un medico e vedeva dei malati, aveva capito che questi numeri portavo da ogni parte, perché in realtà non curi mica i malati con i numeri. Adesso abbiamo dei medici di base che curano i malati con i numeri e mi faccio degli amici. Ho dosato il colesterolo 220 più statine, adesso parleremo anche delle statine, perché loro non credono che si curano i malati, si curano i numeri, capito? Siamo pitagorici, no? Non siamo ancora andati più in là di lì. Ma anche perché nessuno ha mai detto Pitagora era un asino, scritto alto così a scuola. Pitagora è nasu. No, te l'hanno condito, sì, ma perché l'Oriente? Recuperiamo le tradizioni. Era nasu. Un vegano in nasu. Uno che se viene da me in ambulatorio gli dico cercati un medico perché io non ti curo, perché mi curo la gente per divertimento e quindi metti l'ucurnem perché è perso. E qui andiamo anche alla democrazia del medico, nel rapporto medico-malato. Poi c'era la Sicilia. La Sicilia c'è un altro personaggio inquietante. La teoria dei quattro umori di Empedocle di Agrigento. Qui invece, qui sono cavoli, perché la teoria di Empedocle di Agrigento è molto più raffinata. Non era un asino come Pitagora. Empedocle di Agrigento aveva l'idea di costruire una spiegazione di tutto l'universo, di come è fatto il mondo, di come succedono le stagioni, perché nasci, perché muori, perché tu hai la polmonite, perché tu hai l'influenza, usando quattro elementi che erano l'acqua, il fuoco, la terra e l'aria. La prossima lezione parleremo dei quattro tipi, dei quattro temperamenti di Galeno, dei quattro tipi individuali, dei quattro elementi della scuola, perché questa storiella che si possono spiegare le malattie usando quattro elementi o quattro qualità, tu dici, oh, ma è una roba, fa ridere. No, non fa tanto ridere. È durata 2400 anni. Quel meccanismo di spiegazione delle malattie ha dominato tutta la medicina occidentale fino al 1800. Se non c'era Leonardo da Vinci, Malpighi, l'anatomia patologica, saremmo ancora lì a parlare di umori. Ma non solo. Vi dirò che la prossima conferenza cercherò di farvi capire che, per esempio, la teoria dei quattro umori ti permette di capire la tua tipologia individuale, la tua personalità. Ci sono delle tipologie di personalità che riprendono questa tradizione. Quindi diciamo che questo è già un argomento molto difficile. Ma Ippocrate era d'accordo con questa teoria degli umori? Assolutamente no. Ippocrate voleva fare il detective fino in fondo. Lui era convinto che ogni malato è diverso dagli altri, tu devi curare i malati e non le malattie. Un'altra frase che dovremmo ricordarcela, perché dovete ricordare che nella storia del pensiero occidentale, se voi leggete le cartelle cliniche, c'è un libro di Laine Trago, ve l'ho già detto in spagnolo, La storia clinica su cui sto lavorando, è alto così, se voi guardate le storie cliniche, no, vi racconta. Per esempio, io, come capite dalla voce, la settimana scorsa avevo questa influenza, questo virus che gira, no? E quando Ippocrate doveva spiegare la mia influenza, avrebbe scritto: Beppe Rocca abita a Torino, dalle parti di Piazza Statuto, allora l'ho visto che aveva la febbre alta, tutrut, e non riusciva ad alzarsi da letto, gli occhi che bruciavano, non riusciva a studiare, eccetera, eccetera. Perché? Perché le storie cliniche di Ippocrate sono storie di malati. Infatti nelle epidemie, che sono delle opere molto importanti di Ippocrate, voi leggete che c'è il cognome e nome del malato, poi c'è scritto dov'è. Perché dov'è? Ve l'ho già detto perché dov'è. Perché lui era convinto, aveva capito l'importanza del clima, dell'alimentazione, del tipo di governo, del tipo di lavoro che la gente fa, di come vive, degli stili di vita delle persone, e quindi quello che a lui serviva per farmi capire questa malattia era la storia individuale del malato. Invece, se voi leggete i trattati di medicina a partire dal Rinascimento in poi, da Malpighi, dall'anatomia patologica in poi, la malattia si sostanzializza. Anzi, diciamo che con Thomas Sydenham la malattia diventa una specie morbosa, come ci sono le piante, no? Le pere, le mele, le giraffe, eccetera, ci sono le malattie. L'idea che la malattia è un'entità, una sostanza, qualcosa che esiste, non un fenomeno.
Quindi capite che la visione che Ippocrate ha della malattia è quella di un detective. Quando voi leggete una detective story, non c'è scritto un caso in cui la moglie ammazza il marito. E chi è che legge una detective story scritto un caso in cui la moglie ammazza il marito? Quella sarebbe la diagnosi, no? La moglie ammazza il marito. Ma la detective story non è ridurre la storia a dire la moglie ammazza il marito. La storia della malattia è la persona viveva in quel modo lì e mangiava in quel modo lì, poi quella volta lì ha mangiato quella roba là che gli ha fatto male, poi è stato male una settimana, poi c'è stata la crisi, con la crisi è guarito oppure è morto, quello che l'è. Quindi era un detective, era come le scene del crimine, no? Il medico arriva al letto del malato e dice cos'è che non va, prima domanda. È la stessa roba che fa il detective, no? Va sulla scena del crimine e dice cosa c'è che non va e il malato comincia a raccontargli. Allora qui il problema qual è adesso? Il problema è che ci sono diverse storie che vengono in gioco quando tu fai il medico. Tanto per cominciare, il malato ha una sua spiegazione, ha una sua storia da raccontare e lui ti dice io il cancro perché ho lavorato, sì che so, nell'industria dei coloranti. Vero o falso non lo so, ma il malato ha una sua spiegazione del perché sta male. Io potrei dirvi ero stanco, non lo so perché sono malato, in realtà non lo so. Perché sono andato a Peveragno? Ecco perché sono andato da lui, ho bevuto lo champagne e Dio mi ha punito. È per esempio una spiegazione, no? Sono andato lì, ho bevuto già e Dio mi ha punito. E le spiegazioni sono proprio di questo tipo, no? Quell'altro che dice è vissuto pieno di vizi e c'ha paia in cul perché pinged vissi, vedi, tradisce la moglie e ci metti dentro un po' di morale, un po' di fantasia, le chiacchiere dal parrucchiere, c'è tutta questa roba qua. Quindi quando tu incontri il malato ha una sua storia da raccontarti, tu la prendi per buono, bah, insomma, esagerumanen. Diciamo che purtroppo il malato sa qualcosa che tu non sai, ma la storia che lui si racconta non è quella giusta, perché altrimenti non servirei io che faccio il medico. Poi c'è il medico. Il medico dovrebbe cercare di fare cosa? Il medico ha due possibilità. O ha già capito tutto come i medici oggi, le malattie cardiovascolari sono dovute al colesterolo, nel caso che la fa su lunga, ti scrive una statina, vai a casa e suma posto. Il medico è diventato un prescrittore di farmaci. Perché? Perché è convinto che non c'è nessuna indagine, nessuna detective story da fare. Lui ha già capito, sei iperteso, ti do il beta bloccante, endiuretico, poi tu diventi impotente, sei un po' rincoglionito, non ci ricordi le robe, sei invecchiato prima del tempo, ma fin di conto te lo passa la mutua, cosa avete in cura anche la mentete, e c'è sto beta bloccante e vai a casa. E la medicina è diventata questa roba qua. Altro che medicina investigativa, la medicina è diventata una routine con cui lo Stato ti rimborsa delle robe che tu prendi come un deficiente e diventi deficiente. Questa è la medicina occidentale contemporanea, l'americanata che abbiamo inventato dal 45 ad oggi. Ippocrate non era di questo avviso. Andiamo a vedere allora che cosa può fare Ippocrate e vi faccio due o tre esempi contemporanei. Se Ippocrate fosse vivo cosa farebbe? E l'esempio che userò è il colesterolo, proprio questo maledetto colesterolo, perché penso che si gira nella tomba Ippocrate quando vede prescrivere le statine dai nostri cardiologi, che ne prescrivono persino due, us girant la tomba dalla disperazione, perché è talmente stupida la cosa che non può crederci, cioè. E i detective sono così, non sanno mai bene se stanno piangendo in giro. Sapete che il detective è sempre ironico, no? Non sai mai bene se è serio, se è ciuc, se da che parte sta. E il detective ha questa ambivalenza tipica di Ippocrate e anche del medico un po' intelligente, secondo me. Quindi mi identifico molto bene con la figura del detective. Allora, Ippocrate ha scritto una serie di opere, se riesco ve ne commento tre o quattro, solo perché per ognuna opera io vi cercherò di comunicarvi un'idea base, un concetto che secondo me la medicina attuale non ha capito ancora e che lui ha tentato di introdurre ma non ha avuto successo. Vi dico già subito, non andate a casa a dire Ippocrate banale, cioè se la medicina fosse ippocratica avremmo risolto tutti i nostri problemi. La medicina non è mai stata ippocratica, perché fare il medico detective è estremamente complesso. Il fatto di trattare ogni persona come un caso singolo ci vuole del tempo, della voglia, dell'energia, della pazienza.
È molto più semplice dire Tizio è un caso di cancro e fuma la chemio che facciamo a tutti, umer come muoiono tutti e suma tutti contenti, facciamo un bel funerale. E la medicina si è ridotta a quella roba lì, altro che l'individualità del malato. Il problema dell'individualità del malato la medicina l'ha tranquillamente allontanato dai suoi metodi scientifici di ricerca sulla malattia. Ma se tu hai il cancro, cosa speri? Speri di non essere un caso di cancro, speri che nel tuo caso le cose vadano diversamente. Tu vorresti una vita da detective, una soluzione da detective, ma soprattutto sei sicuro che il medico dice «Ah, gli ho fatto la chemio e non ha risposto». Bene, allora sgnacuma il bottone e sai quando giochi ai videogame, no? Schiacci il bottone game over e tacchi il gioco dall'inizio. Gli statistici, gli oncologi, sono convinti che il 30% dei malati risponde e l'altro 70% no. E se io sono uno dei 70 cosa fa? E muore, è finita lì. Quindi capite che c'è rassegnazione. Nella medicina attuale c'è una rassegnazione a cui i malati non accettano più. E allora cosa è capitato? Capita oggi la stessa cosa che capitava nella Grecia di Ippocrate. Vanno dal medico alle molinette, dal neurologo, il neurologo gli dice «Lei ha la sclerosi a placche o l'Alzheimer». Poi partono e vanno dall'erborista e comprano un'altra vagonata di robe che, mentre prima spendevano solo i soldi per i farmaci, adesso comprano anche una vagonata di aloe, di fitochimici, di integratori alimentari e poi eccetera. Poi vanno dal nutrizionista che gli mette a fare la dieta chetogenica, il digiuno e chissà che cosa. Quindi capite che quello che succedeva ai tempi di Ippocrate succede ancora oggi, perché nessuno di noi ha voglia di accettare che uno ti dica «Lei ha la sclerosi a placche, deve abituarsi a convivere con la sua malattia». Ma non è così. L'uomo non accetta questa roba qui. Anche se tu vai dal medico e ti dice «Lei ha il cancro del polmone», che sappiamo essere uno dei cancri più bastardi che ci sono, il problema del medico resta ancora che il malato non ha nessuna voglia di morire di cancro del polmone e meno che mai di sentirsi dire «Le faccio questa roba che nel 30% dei casi qualcuno è guarito». Perché questa mentalità americana che abbiamo nei nostri ospedali è semplicemente delirante, non ha nessun senso. L'ho fatto anch'io fino a 10 anni fa e poi ho capito che non esiste questa roba, perché ognuno di noi ha la sua vita. Ma tra l'altro il medico non lo sa quanto tu vivi o non vivi. Certo, il cancro del polmone in massa tutti, anche quello del pancreas, ma ciò non toglie che c'è un bel po' di spazio, capito, tra la vita dell'individuo. Nessuno di noi è destinato, nel momento in cui entra nello studio del medico, dire adesso tu hai la sclerosi a placche progressiva, amici come prima, insomma bei a posto. Non è così, perché è perfettamente inutile che abbiamo la scienza occidentale, Wall Street, la tecnologia, gli orologi Apple, i telefoni, i computer, per essere rassegnati di fronte alla malattia, come sarebbe una persona che si affida, che ne so, alle preghiere o alla santa di Volvera. Ma siamo rimasti ancora lì. Quindi quello che succedeva allora, come adesso, è che nella città greca c'erano 100.000 persone che dicevano 100.000 cose diverse della malattia. E Ippocrate voleva difendere la medicina. Ippocrate è un difensore strenuo della medicina. In antica medicina comincia dicendo «la medicina esiste». Cosa intende lui per medicina? Per medicina intende quelle persone che per tutta la vita si sono occupate di malattie, di sintomi, di sindromi, di malesseri, i quali hanno un'esperienza sconfinata e se l'ASL, il governo, la mutua non gli rompessero i maroni, potrebbero anche fare un lavoro decoroso, cosa che invece non è più così in nessun paese occidentale. Quindi la medicina è diventata medicina difensiva, il medico si difende dal malato, il medico viene bacchettato dall'ASPES che scrive la vitamina D e non ci sono dimostrazioni scientifiche che la vitamina D, non figuriamoci i cannabinoidi, la gente non distingue il cannabidiolo dal THC, branchi di ignoranti che riempiono le ASL, gli uffici, funzionari del governo, ministeri della salute, una ministra della salute per fortuna è finita, patetica, solo patetica posso definire. E quindi capite che la medicina aveva ragione Ippocrate, la medicina va difesa dai suoi detrattori perché la medicina è a grosso rischio, la medicina è un brutto mestiere, la medicina è veramente un brutto mestiere.
Poi ci sono quelli che ti prendono in giro, ci sono quelli che vendono speranze, i quali sanno benissimo che non ti guariscono, ma, capito, ti dicono venga da me, ti faccio questo, facciamo un ciclo di 20 punture, 10 decotti, 42, non importa cosa ti fanno, sono molto furbi. E fanno i soldi. Io non penso che fai i soldi col malato, ma qualcuno pensa di fare i soldi con i malati, una brutta faccenda, ma c'è anche questa faccenda qua. Quindi se voi volete leggere Ippocrate nel 2017, Ippocrate è la lotta contro tutto questo. Ippocrate è il tentativo di dire si può fare i medici in modo serio, ci si può occupare di malati e non di malattie, si può anche non seguire le linee guida e cercare di usare la propria testa per curare la gente, puoi usare quello che vuoi, non esiste il bene o il male, cioè se un farmaco funziona non è che tu devi dire questo sì o quello no, tu semplicemente devi avere l'esperienza sufficiente per usare tutto ciò che è opportuno in quel malato lì, in quel momento lì, in quella situazione concreta lì, non seguendo le linee guida degli epidemiologi, della regione Piemonte, del va a sapere che cosa, perché comincio a pensare che ma perdi tanto tempo e quando li mandiamo a casa a calci in culo sarà sempre troppo tardi. Bene, cominciamo con, e mi faccio tanti amici questa sera, ma penso che comunque capiate di che cosa sto parlando, perché se avete un Alzheimer in casa, se avete avuto un cancro, se avete qualcuno che ha la sclerosi a placche, penso che non avete bisogno di Beppe Rocca che vi dica che vi hanno preso in giro, perché è così, perché è fallita, perché io mi campa via mige sold, fosti di mige gent, ma come direbbe mio nonno, io mi campa via boom bang sold. Infatti l'America spende miliardi per tecnologie, chissà che cosa, la mortalità infantile è venuto fuori questa settimana che la mortalità nel primo anno di vita in America è superiore ai paesi del terzo mondo. E dici, certo sono i neri, sono i poveri, sono gli emigranti, non importa, ma quella è l'America. Che poi l'America non sia ancora riuscita neanche a inventare un welfare state e che quindi sia un paese dove ci siano 10 ricchi e un miliardo di poveri, ma questo è un problema, l'America è quella roba lì. L'America non è Harvard dove andavo io o dove vive mio fratello, l'America sono quelli che muoiono ancora oggi di questi problemi banali, insomma. Allora, andiamo ad antica medicina. Cominciamo con antica medicina. Antica medicina, cosa vuole fare Ippocrate in antica medicina? Ippocrate in antica medicina vuol farla fuori, vuol farla finita con quelli che semplificano la medicina. Ce l'ha con tutti quelli che sono convinti che basta trovare una semplice etichetta per curare tutti, no? Sapete la gente che dice, ah, il cancro del colon basta mangiare le fibre. Certo, Ippocrate sarebbe messo a ridere. Le malattie cardiovascolari sono dovute al colesterolo, a sbellicarsi da ridere. E poi fanno dei trial, fanno una sperimentazione in cui danno due capsule di pane integrale a 40.000 infermiere e dicono, oh guarda, mangiare due capsule di pane integrale non ha ridotto il cancro nelle infermiere americane. Ma sei scemo o lo fai? Cioè, penserai mica che mangiando due capsule di crusca al giorno o mangiando il pane integrale invece del pane 000 da domani mattina eliminiamo il cancro del colon? E l'America è proprio quella roba lì. Tutti i giorni esce una rivista la quale dice bisogna prendere le statine, poi dice non bisogna prendere le statine, poi bisogna prendere i COX-2 così riduciamo l'infiammazione. No, i COX-2 ti uccidono di infarto. Adesso vi farò vedere un video dove capirete dove ha portato questo tipo di mentalità americana nella medicina contemporanea. Medicina investigativa. Che cosa intendiamo per medicina investigativa? Qui vediamo un problema molto chiaro. Innanzitutto l'idea che avevano molti medici, molti filosofi, molti fisici ai tempi di Ippocrate era che la spiegazione delle malattie era molto semplice. Facciamo l'esempio e vediamo chi erano queste persone che pensavano che la medicina fosse molto semplice. Beh, nella Grecia di Ippocrate, la Grecia era popolata da una serie di ricercatori, i primi ricercatori che volevano spiegare l'origine delle malattie, l'origine dell'universo, l'origine della vita, erano quelli che chiamiamo i filosofi presocratici. Avete sentito parlare dei filosofi presocratici? E i filosofi presocratici avevano come idea che in fin dei conti il medico non è indispensabile, la medicina non serve, perché la causa delle malattie è, secondo Talete, l'acqua. Quindi tutti i fenomeni biologici sono dovuti all'acqua, l'acqua che si condensa, l'acqua che va incontro alla refazione, l'acqua diventa ghiaccio. Allora
Perché io avrei avuto l'influenza la settimana scorsa? Semplicemente perché la temperatura a Torino è andata giù di colpo, c'era l'inquinamento, quindi le mie secrezioni bronchiali si sono addensate e quindi tutta una spiegazione della malattia che si basava su uno o pochi principi fisici. E i principi quali erano? Beh, non sto a ripeterveli perché lo sapete quanto me, ma diciamo che per alcuni c'era l'acqua. Ma direi che uno dei trattati più importanti che spiegava tutte le malattie erano i venti. C'era Diogene di Apollonia, c'era un gruppo di filosofi i quali sostenevano che erano le cattive arie che causavano le malattie, di qui la parola malaria. Se voi studiate l'etimologia della parola malaria, malaria vuol dire appunto aria cattiva e quindi la gente si ammalava perché le arie venivano in contatto con materiale putrefatto, oppure contenevano dei veleni, oppure erano inquinate dagli animali. Quindi sembra da ridere, ma ci sono intere storie cliniche di malati in cui tutta la storia della malattia viene ricostruita a partire dall'aria e dall'inquinamento dell'aria e dall'alterazione dell'aria e cose di questo genere. Ancora adesso, quando blocchiamo le automobili in giro per Torino, i diesel 3, i 2, i 4, quel che è perché abbiamo un livello di particelle nell'aria più elevato di un tot, e allora diciamo, bene, guardate che quelle particelle vengono bloccate nel muco, nelle secrezioni bronchiali, quello che è, e la gente si ammala e via discorrendo. E c'è del vero in questo? Sì, in parte c'è del vero, direi che questo... La verità, l'unico periodo storico in cui è successo davvero questo, forse, è la rivoluzione industriale. Perché nel periodo della rivoluzione industriale inglese il livello di carbone, il livello di inquinamento dell'aria era molto più alto di quello che è a Torino adesso. E comunque, se voi guardate le statistiche, se non pioveva questi ultimi 4 giorni, voi andate a vedere le statistiche di mortalità negli anziani, quando l'inquinamento supera i livelli soglia definiti dall'OMS o quello che è, c'è un aumento della mortalità. Che poi non sia la spiegazione, capito, dei venti, dei filosofi presocratici contro cui si scaglia Ippocrate, va bene, è tutto molto più complicato, perché in genere sono malati o persone già fragili di loro, in cui basta la polverina o quello che è, da buon detective, è la goccia che fa traboccare il vaso, per capirci. Non è l'inquinamento che uccide il malato come pensavano i filosofi presocratici, ma sicuramente contribuisce a un insieme di cause a spiegare perché Mario Rossi è morto proprio in quel periodo lì e non è morto d'estate, quando l'inquinamento è molto più basso. E ancora oggi noi infatti abbiamo questi cicli, i cicli della natura. Per esempio, questo è il ciclo dell'acqua, ma poi abbiamo il ciclo dell'azoto, abbiamo le teorie dei venti della NASA. Ancora oggi noi abbiamo tutta una serie di spiegazioni biologiche, fisiche, dei cambiamenti atmosferici. E perché allora Ippocrate ce l'ha con queste spiegazioni? Ippocrate ce l'ha con queste spiegazioni perché lui si scaglia contro l'idea che l'acqua o l'aria o l'inquinamento da solo spiega la malattia dell'uomo. E invece Ippocrate ti dice: guarda che devi fare attenzione a come la gente vive, che mestiere fa, quanti anni ha, per esempio l'età. Devi vedere dove vive, devi vedere se ha la macchina che mette le particelle oppure no. Se uno vive in campagna, per esempio, la spiegazione dei particolati che valida a Torino non è più valida. Quindi vedete come Ippocrate assume di fronte a questo problema l'atteggiamento del detective e dice: se io vado in campagna allora cosa capita? Allora dice: sì, se vivi in campagna lontano dai cieli, allora perché in città ci sono le particelle? Vedete che quindi lui non si accontenta di dire l'aria inquinata, la malaria uccide il malato. Lui ti dice: sì, Mario Rossi vive a Torino, in quel quartiere lì, aveva già la bronchite cronica. Sono anni che ha lavorato per anni in una fabbrica dove c'era l'asbesto, adesso c'è l'inquinamento e il malato è morto, capite? Ma c'è una differenza abissale. Perché questo? Perché nel caso di Ippocrate ti dice: bisogna fare una prevenzione a livello individuale, ogni singola persona deve prendere dei provvedimenti in base a quello che è il suo stato di salute. Come dire, a Torino, se ci sono delle persone di una certa età che hanno una malattia respiratoria, è molto importante che
l'ASLO o quello che è, metta i soldi perché vadano al mare durante i mesi invernali. È un provvedimento medico? Assolutamente sì. Mentre invece non so se Ippocrate sarebbe stato d'accordo di bloccare il traffico 2 giorni la settimana. Quindi capite che c'è, è solo un problema di grado. Mentre da una parte si dice la spiegazione fisica è sufficiente e il medico è, se volete, anche inutile, perché se tu togli l'inquinamento a Torino o blocchi il traffico completamente, il medico non serve più. Quindi c'è questa presunzione che si possa saltare il metodo investigativo, saltare la storia del malato, saltare i dettagli. No? I dettagli costano, fanno perdere del tempo. Facciamo delle misure generalizzate. Le misure generalizzate sono facili neanche per idea, perché mentre tu da una parte risolvi dei problemi, ne crei degli altri. Quindi se tu a Torino, faccio un esempio banale, ma poi arriveremo al colesterolo che qui è ancora più fastidioso, andiamo a livello dell'inquinamento a Torino. Se io chiudo il traffico a Torino, beh, i commercianti è un disastro, perché la gente non va più a far spesa. Io chiudo il traffico, c'è gente che a 20 anni sta benissimo, veniva a Torino per fare un affare, sì che so, si trova bloccato. Quindi capite che la soluzione, chiamiamola universalistica, quella in cui tu decidi che c'è un livello soglia e ti fidi della fisica, crea tanti problemi quanti ne risolvi. Adesso vediamo l'esempio invece di una polemica, un problema che mi ha intrigato, una detective story che mi ha intrigato negli ultimi 5-6 anni, e in parte questa storia la trovate sul libro Gusto e Salute, ma adesso io ve la racconto, quindi se non avete comprato il libro va bene lì stesso, e non è per vendervi il libro, che peraltro c'è solo su Amazon. In Gusto e Salute racconto questa storia, e questa storia vede 2 protagonisti. Di che cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando di medicina investigativa da una parte, quindi il detective da una parte, il modello del detective, quello che vuole sapere la persona precisa che cosa fa, e quello che invece dice no, no, buttiamo giù il colesterolo a tutti. Questi 2 personaggi sono impersonati da questi 2 modi di pensare, che potrebbero essere Ippocrate e questo Gerald Rivel. Gerald Rivel è un cardiologo, ma direi che è un detective, adesso ha 90 anni, lavora a Stanford, all'Università di Stanford, ed è un vero detective. La sua mentalità, ho letto tutto quel che ha scritto Gerald Rivel, l'ho letto almeno 5 volte, perché è un genio, secondo me, inenarrabile. E l'altro è Ansel Keys. Ansel Keys è una persona molto famosa, la parola dieta mediterranea, per esempio, l'ha infamosamente inventata lui. Ansel Keys lavorava all'Università del Minnesota in America, non è un medico. Ansel Keys, tanto per cominciare, non è un medico e non vede malati e non li ha mai visti in vita sua. Allora qui abbiamo già un altro problema, che a dire blocchiamo il traffico a Torino quando l'inquinamento supera un certo livello, va bene un burocrate, un funzionario dell'ASL, va bene un politico, va bene un direttore amministrativo, mentre invece capire se hai davanti una persona anziana, devi consigliargli, se possibile, di andare al mare 3 mesi o no, devi essere un medico, devi sapere com'è la funzionalità respiratoria, se ce la farà o non ce la farà. Per dare dei consigli devi entrare nel merito della situazione concreta. Quindi voi avete da una parte un cardiologo che faceva il ricercatore, come tutti i medici, ma che aveva l'ambulatorio di cardiologia, vedeva malati cardiopatici. E le statine, il colesterolo, ha proprio a che fare con i malati cardiopatici, ma non in un piccolo ambulatorio. Lavorava a Stanford, l'Università di Stanford, e quindi ancora adesso, è andato in pensione 3 o 4 anni fa, ma è una persona gradevolissima. Ansel Keys invece non ha mai fatto il medico. Ansel Keys cosa faceva? Ansel Keys è un biologo, un fisiologo, e lavorava per il governo, era un consulente governativo. Ecco che siamo di nuovo i consulenti del governo di prima, quelli che semplificano le cose, no? Quelli per i quali è tutto facile. E che cosa ha fatto? Era raccomandato, era molto raccomandato, aveva gli amici giusti, anche perché era ricco da paura, ha sposato una biologa, comunque ha studiato, che bello, ha studiato alla Mayo Clinic dove insegna mio fratello, che bello la vita, no? Come poi le cose succedono sempre agli stessi posti, ha insegnato lì, ha fatto ricerca, sposa questa moglie, Keys, anche lei ricca da paura, e fa il consulente governativo. E che cosa fa? Inventa le razioni, quelle gallette, quelle scatolette, sapete i militari americani che arrivavano in Italia, avevano la scatoletta con il cioccolato, le gallette, si chiamava razione K,
Sapete cosa sta K? K è Keyes, l'ha inventata lui, la razione K, la K-razione. E di che cosa era esperto Ansel Keyes? Allora, siamo di nuovo là. Che tipo di detective? Era un detective Ansel Keyes? Neanche per idea. Qual è il problema che doveva rispondere Ansel Keyes? Dobbiamo mandare i soldati in Europa con una roba leggera che si conserva chissà quanto, niente che fermenti, niente che niente funghi, niente, quindi niente omega 3, niente qualità del cibo, figuriamoci, niente omega, niente grassi di qualità, niente di niente. Nella scatoletta c'è solo quello che si conserva e che potrebbe mangiare benissimo un marziano sulla Luna, perché poi le stesse scatolette le abbiamo modificate, ci ho lavorato persino io, per fare il cibo per gli astronauti che vanno nelle missioni spaziali. Mi ricordo con la microtecnica avevo scritto una roba su queste robe qua. Bene, quindi da una parte abbiamo un consulente governativo, dall'altro abbiamo un cardiologo pratico. Vediamo qual è il problema, qual è il giallo, qual è la detective story. La detective story è questa, perché per avere un giallo bisogna ci sia un problema, no? Un grosso problema. Un grosso problema qual è? È questa curva. Siamo nel 1945, diciamo che durante la guerra Ansel Keyes ha lavorato per fare queste gallette, questo cioccolato, ha fatto in modo da togliere dal cibo tutto quello che non si conserva. E ancora adesso se mangiamo porcherie nel supermercato è grazie alla sua ricerca, perché finita la guerra non abbiamo detto, vabbè adesso è finita la guerra, torniamo indietro, mangiamo il pane integrale, rimettiamo a posto le robe, mangiamo il coniglio allevato ruspante, la gallina, cose che ci abbiamo messo fino al 2018 a riscoprire, no? Diciamo negli ultimi 10 anni, ma prima il discorso era il modello che abbiamo usato per i soldati nelle due guerre mondiali è diventato il modello per gli operai, gli insegnanti, il ceto medio, tutta la gente che sta ansità e via discorrendo, perché si conserva un mucchio. Quindi quella roba lì si conserva, tu compri il pane, dura 3 mesi, la pasta non ha scadenza. Prima delle due guerre mondiali non era così, non so, quando eravate piccoli voi in campagna vi ricordate che il pane aveva le farfalle e il formaggio, se non veniva la muffa verde sopra, c'erano gli omega 3, non avevi il frigo, dovevi il croutin, ve lo ricordate il croutin? Dovevi andare a mettere la carne nel croutin, se no non si conservava. Quindi diciamo che è successo un problema di questo genere e secondo me i medici dovrebbero studiare una prima grossa cosa, l'effetto terrificante che le due guerre mondiali, cioè la razionalizzazione del cibo, il tipo di mentalità verso il cibo che hanno creato le due guerre mondiali, hanno poi condizionato tutta la produzione dei supermercati, la cosiddetta produzione di massa dopo le due guerre mondiali. Quindi io penso che il Novecento, l'Europa è finita veramente male e siamo ancora adesso immersi fino qua nei problemi perché non abbiamo ancora capito bene che le due guerre mondiali hanno distrutto la civiltà europea, hanno distrutto un modo, l'arte di vivere, l'arte di cucinare, l'arte di avere, capito, il pollo giusto, l'uovo con gli omega 3, eccetera, eccetera. Quello che contava era produrre tanto, roba che non va male, sconserva indefinitamente, costa poco e ne mangiamo una tonnellata. Io penso che questa curva, la spiegazione di questa curva, sono le due guerre mondiali. E che cosa è capitato? Vedete, siamo dal Novecento, là al 2010, che qual è il giallo che è capitato nel 1900? Per un medico, che cos'è il 1900? Allora, se volete che vi riassuma in due frasi cos'è il 1900 per un medico, è questo. Uno è la fine, l'ecatombe della civiltà europea. Tutto ciò che viene da Ippocrate fino a tutta l'Europa, la Germania è il simbolo, la Germania è proprio l'esempio dell'Europa che si è autodistrutta. Ma dal punto di vista dell'arte di vivere, che cosa rappresenta il Novecento? Il Novecento rappresenta due guerre mondiali. E che cosa succede nelle statistiche? Cioè il medico che fa il medico, forse non so, un medico del 1800 che torna in vita nel 950, si spaventa, perché cosa vede che nell'Ottocento non avrebbe visto? Volete che vi descriva lo shock, il thriller di un medico dell'Ottocento che risorge nel Novecento? Allora vi dico subito, uno, il cancro. Il cancro,
Nel 1800 praticamente non esisteva, c'era qualche cancro professionale, gli spazzacamini, ve li ricordate la storia dello spazzacamino, Percival Pot, poi c'erano alcuni cancri professionali, certo, l'asbesto, le fabbriche, no? Proprio quelli che erano pieni fino qua di un tossico e si ammazzavano, proprio le boite, no? Per capirci. Però diciamo che comunque in tutto l'Ottocento il cancro è una roba rarissima. Il cancro, le statistiche del cancro cominciano a diventare devastanti, diciamo, dopo la Prima Guerra Mondiale. E chissà come mai dopo la Prima Guerra Mondiale, perché ricordatevi questa frase che ho detto prima, che la guerra ha interrotto definitivamente l'arte di vivere, il rapporto naturale col cibo, la cultura del cibo ha subito veramente un crack, una catastrofe. Perché le esigenze di nutrire i soldati al fronte hanno capottato tutto, capito? Bisogna, gli spalmabili che tanto abbiamo in giro sono stati inventati allora, la margarina, la plastica, il PVC, ma ditene una, qualcosa che oggi sappiamo creare dei problemi per la salute è stato inventato o nella prima o nella seconda guerra mondiale. Secondo problema, allora uno dice, ma allora stai dicendo che la guerra, la rivoluzione industriale, il progresso tecnologico ha portato un passo indietro per la salute? La risposta è molto complicato, devi essere un attento detective. Da una parte è capitato che la durata della vita è migliorata all'inverosimile. Se tu dici a qualcuno la rivoluzione industriale è stata un errore, la gente dice ma Beppe stai scherzando. La durata media della vita nell'Ottocento era 40 anni, ma anche solo la generazione prima della mia, se io guardo la gente che aveva la mia età 50 anni fa, figurati, erano degli zombie, stanchi, ammazzati dal lavoro, morivano come le mosche, noi adesso viviamo di più. Allora, primo punto, il Novecento ha permesso a milioni di persone di mangiare per la prima volta nella storia, mangiare abbastanza sarebbe una bella frase. Il problema è che invece ha fatto un passo in più che non doveva fare, permette a moltissima gente di mangiare molto di più di quello che dovrebbe mangiare, ma cibo che non ha nessuna qualità. Quindi è capitato un paradosso. Allora, da una parte abbiamo guadagnato moltissimo perché l'Ottocento era ancora la fame, il Settecento, cioè guardate che se voi guardate la storia se andate a vedere in montagna appunto i diari, se guardate i nostri alpini nell'Ottocento, erano alti 1,60 m, quando andavano al servizio di leva una persona su tre era scaltata perché era piccola, malnutrita, aveva la carie, andava tutti color. Infatti lo Stato era preoccupato perché il livello di salute, il livello di alimentazione, e noi non siamo usciti da questa storia fino al 50. C'era ancora la tessera per il pane, vi ricordate Mussolini che ti dava i soldi per andare a comprare la mica di pane perché molta gente in Italia aveva la povertà, ma ancora adesso la televisione la settimana scorsa ha parlato di povertà in Italia, no? Quindi cosa è capitato? Con l'inizio del Novecento milioni di persone mangiano, prima non mangiavano e di lì è sparito il colera, la tubercolosi, quelle malattie infettive che ammazzavano metà della popolazione sono sparite come la neve al sole. Quindi all'inizio il Novecento cosa ha portato? Un altro aspetto curioso che si chiama transizione epidemiologica, cioè nel Novecento la gente non si ammala più di malattie infettive, la tubercolosi, il colera, la peste. Compare una razza strana, una razza nuova, inedita di malattie, che sono le malattie croniche e le malattie degenerative. La prima epidemia di malattie croniche moderne è stata quella cardiovascolare, l'infarto e lo stroke. L'infarto ha avuto quella curva che vedete lassù in cima. E che cosa è capitato? Che anche l'infarto e l'angina pectoris, io ho fatto un'analisi in letteratura, ma la descrizione del dolore toracico da angina, le prime descrizioni appaiono nell'Ottocento, gente ricca che mangiava, era sovrappeso, eccetera, eccetera, sedentaria, ma era anomala, veniva descritta proprio negli annali di medicina come una rarità, no? Come descrivere, sì che so, la zebra verde. Non era una cosa.
al periodo 1945, in cui Angel Keys compare sulla scena americana, invece vedete che siamo alla cima della curva dell'infarto. Ma anche io, quando ho cominciato a lavorare in ospedale alle Molinette, mi ricordo che avevamo il defibrillatore sempre acceso. Arrivavano gli operai della Fiat, a lunedì ne arrivavano 5 garantito in arresto cardiaco, infarto, infarto inferiore, male di qua, andavano in aritmia, fibrillazione ventricolare, eccetera. Ed è durata dal 70, me lo ricordo molto bene, fino al 90. Poi al 90 sul defibrillatore mi abita una pianta, un'orchidea, perché il defibrillatore non si usava più. Improvvisamente quell'epidemia di malattie cardiovascolari ha lasciato il posto a infarti più strani, infarti nelle donne, infarti inferiori, infarti a patogenesi infiammatoria, per cui facciamo l'angioplastica, non arrivano in arresto cardiaco, che è cambiato completamente lo scenario. Quindi vedete che il problema, quindi, che si pone Angel Keys nel 45 è questo. Angel Keys, che non era stupido, anzi una persona di grosso carisma, ma purtroppo era un semplicione, era un funzionario. Qual è il problema? Angel Keys era amico di McGovern, il senatore americano, e il senatore dice: ma adesso che finì la guerra, dammi un travai, fammi fare il consulente del governo, cosa possiamo fare? E l'altro gli ha detto: guarda, tu sei una mente brillante, adesso te lo dico io il problema che dobbiamo affrontare, è il problema di questa curva, noi dobbiamo fare qualcosa perché gli americani stanno morendo di infarto. Ed era vero, assolutamente sì, anche alle Molinette si moriva di infarto, e come si moriva di infarto. Ebbene, cosa possiamo fare? Qual è la causa di questa faccenda? Allora Angel Keys e la moglie, appunto ricchi, con i soldi che non sapevano dove metterli, hanno detto: ma andiamo a vedere in giro per il mondo. Di nuovo il medico itinerante, capito? È bello, no? Quando è che tu le capì come vanno le cose, fai il giro del mondo, vai a vedere gente che mangia diversamente, vive diversamente, e vedi se cosa succede in questi posti. Allora Angel Keys fa uno studio, che è scritto là sopra, quelle stelline che vedete là sopra, e qui veramente una storia patetica, altro che detective story, qui una storia patetica in questo senso. Angel Keys e la moglie partono e fanno il giro del mondo, vanno a visitare 22 paesi, siccome sono ammanicati col governo americano, sono, come dire, diplomaticamente appoggiati, quindi nessuno gli chiude la porta in faccia, no? No, non sono gli ultimi due deficienti, vanno nei vari ministeri dell'agricoltura e gli chiedono ai vari paesi che cosa mangiano. Cosa mangiano vuol dire che tu vai dal ministero e dici: quante tonnellate di carne, tonnellate di zucchero, tonnellate di chissà che cosa, l'Italia importa o l'Italia esporta, no? È chiaro che Angel Keys non aveva i dati individuali, quindi non è un detective, vi ho detto che lui di medicina non capisce niente, di malati non ne ha mai visitato uno, però dice: bene, andiamo a vedere se l'alimentazione in qualche modo spiega questa epidemia cardiovascolare. La domanda quindi è giusta, no? C'è un giallo, la gente muore di infarto, prima la gente moriva di fame, adesso muore di infarto, perché la gente muore di infarto e prima no? E raccoglie i dati su questi ministeri, fa due volumi alti così, che tra l'altro non si trovano più, e questa è la detective story, perché quando ho cercato il volume originale volevo rifare le regressioni statistiche, il libro non è pubblicato e non hanno nessuna intenzione di ristamparlo, è disapparecido. Ho detto: ma ce l'avrà la Mayo Clinic, ce l'avrà Boston, ce l'avrà... No, non c'è. Non si sa come mai questo libro è stato fatto sparire. Perché il libro è stato fatto sparire? E adesso vi racconto la detective story, perché questa è una storia veramente inquietante. Loro hanno visitato 22 paesi. Bene, quando hanno pubblicato The Seven Country Study, i risultati del lavoro, hanno pubblicato un lavoro che si chiama The Seven Country Study. Allora Sherlock Holmes o Ippocrate direbbe: ma come The Seven Country Study? Se siete stati in 22 paesi, dovreste scrivere The 22 Country Study. Perché scrivete The 7 Country Study? Perché è andata così. A un certo punto, secondo me, una sera, assieme a McGovern, erano a cena con le rispettive mogli, e i politici, le cose con i politici vanno così, no? È come dal parrucchiere. E qualcuno dice: sai perché la gente muore, i nostri amici di Minneapolis muoiono di infarto? Perché mangiano troppa carne.
Ma l'hanno detto come se fosse una boutade dal parrucchiere, perché era una boutade dal parrucchiere. Io sono stato in America diverse svariate volte, la carne americana era, non dico squisita, era di più, era un burro. Mi ricordo in Texas ho mangiato della carne meravigliosa e tra l'altro l'America dopo la seconda guerra mondiale non è vero che mangiasse più carne. Se andate a vedere le statistiche, perché poi sono andati a vedere le statistiche i piccoli detective, l'America non mangiava più carne, l'America mangiava tutto, aveva vinto la guerra, gli era midget sold e la gente che stava bene mangiava, si abbuffava, mangiava e beveva di tutto e di più. E l'America, se guardate ancora adesso, dal 1945 ad oggi, adesso vi dico, facciamo i detective, che cosa ha mangiato l'America dal 45 a oggi? Secondo Ansel Keys, la causa di quegli infarti era i grassi saturi della carne, non il colesterolo. Ansel Keys ha mai parlato di colesterolo. Fate attenzione ai dettagli della detective story. Ah, è perché mangiamo troppa carne, bisogna smettere di mangiare carne. Una volta che ha detto questo, purtroppo, avendo gli amici al governo, l'hanno preso sul serio. Ma vediamo meglio questo Seven Country Study. Dov'è il problema su cui adesso abbiamo scritto libri contro questa storia? Ma non è successo niente lo stesso, perché dopo vi dirò che non è capitato niente lo stesso. È divertente, è proprio un giallo. Qual è il giallo? Allora lui prende i dati di questi paesi e dice The Seven Country Study e fa vedere grassi nella dieta e mortalità cardiovascolare. Cosa veniva fuori? Vedete che più andate verso destra e più aumenta la mortalità cardiovascolare. Come dire, questo grafico è statistica, ma sembra suggerire che più grassi tu mangi nella dieta e più muori di infarto. Quindi lui, l'ipotesi da parrucchiere che ha fatto con i suoi amici politici, senza nessuna base né biochimica né metabolica, lui non era un medico, neanche un ricercatore di base come lo era Gerald Riven, lui non ha mai studiato in un laboratorio biologia umana o biochimica, lui semplicemente era un po' un consulente del governo. E allora ha detto, bene, verifichiamo questa ipotesi. E perché ne ha pubblicato 7? Ne ha pubblicato 7 perché gli unici paesi in cui c'era una bella relazione, che era bella da vedersi, estetica e che funzionava, erano in questi 7 paesi. Ha pubblicato solo quelli. Allora, cosa è capitato? Che quando 10 anni fa gli scandinavi, dei miei amici di Oslo, finlandesi, che si sono fatti del male perché non sono andati a verificare i suoi dati, e hanno ripreso in mano i dati, questi che adesso non si trovano più, e hanno rifatto questo modello, veniva una bella nivola. Non era vero, c'erano dei paesi che mangiano un mucchio di carne e non hanno l'infarto, eccetera eccetera, quindi era una bufala tremenda. Non è assolutamente vero che i grassi nella dieta, i grassi animali della dieta, causano l'infarto. Qui siamo negli anni 60, noi siamo dei detective, siamo nel 2017. Allora adesso uno dice, ma sei sicuro? Cosa stai dicendo? Tu vai dal cardiologo, mi dà le statine, perché Beppe viene a dire sta roba che inquieterà sicuramente qualcuno di voi? Ma il mio mestiere è provocare, se no è inutile che venite qui a 2 ore a farvi raccontare un giallo. Qual è il problema? Se noi adesso facciamo finta di essere ignoranti proprio, no, prendiamo le statistiche di cosa è capitato in America dal 60 ad oggi. Cosa è capitato? Il consumo di grassi animali di qualità, le uova, il burro, gli ossibuchi, il bollito, il fegato, il fritto misto, il vitello tonnato, la carne cruda all'albese è crollato, perché il governo ha detto agli americani non dovete mangiare quella roba lì. E cosa hanno mangiato? Oli vegetali, quindi olio di canapa, olio di mais, olio di colza, olio di semi vari, olio di quello che l'è, comprato dalla Cina. Siccome quegli oli sono liquidi e non puoi farlo diventare burro e neanche margarina, li hanno idrogenati, cioè hanno stortato le molecole nell'olio e via discorrendo. Allora, l'epidemia cardiovascolare terrificante che ha caratterizzato l'America non correla per niente col consumo di grassi di qualità. Domani mattina mangiatevi pure 2 uova a colazione, anche 2 dopodomani, e anche il burro di qualità, e anche non c'è nessun problema.
e il colesterolo non correla per niente con la mortalità cardiovascolare, e ormai ci sono 100 lavori che i nostri medici continuano a non leggere e a fregarsene. E perché se ne fregano? Allora, cosa dice il detective qua? Qui è un problema. Negli anni 70 io facevo il medico, ero un secchione, studente, tutti i medici a casa mia, ce ne sono 5 a casa mia, mi c'è puzza di medicina e di statistica da paura. Morale della storia, a casa mia il problema era: che bello, Ansel Keys ha scoperto che il colesterolo, no, che i grassi saturi causano le malattie cardiovascolari, ma non c'è un farmaco per buttarlo giù. Allora uno dice: dieta, facciamo la dieta. È vero che la dieta funziona, facciamo i detective, facciamo finta di essere Ippocrate. Partono, gli americani sono gente molto seria, prendono la gente e gli dicono: togli tutti, da domani provate per 20 giorni a togliere tutti i grassi che ci sono in mano, quindi niente uova, niente burro, niente di niente. È abbastanza difficile mangiare in quel modo lì, perché chi dà la sazietà sono i grassi. Il problema quando togli i grassi dalla dieta è che ti mangi fin quando diventi 200 kg, perché gli zuccheri più ne mangi più vai avanti, come vi ha insegnato le vacanze di Natale. Viceversa, quando ti mangi il bouillon a bella sera, 7 tipi di bollito, puoi stare tranquillo che per una smana solo a sentire l'odore del bollito in cucina l'insula ha un attacco isterico e tu non mangi più, perché i grassi tolgono l'appetito. Allora, morale della storia, che cosa è capitato? Quali sono i paesi modello da prendere? L'America, quali paesi deve ispirarsi? Allora, il primo paese è la Grecia. Bene, è Creta. Sono andati a Creta, ci sono stati dei ricercatori, sono andati lì a vedere cosa mangiavano questi cretesi. E hanno visto che i cretesi, qual è il problema della Grecia? Ve l'ho detto l'altra volta. La Grecia non è mica l'Iowa. La Grecia non ha il mais, il frumento, quello che è. La Grecia, come il sud dell'Italia, come l'Appennino, per fortuna, non ha pianure sconfinate. Quindi ha le capre, le pecore, il formaggio, l'ulivo, un mucchio di spezie, gli edam pertute, il rosmarin, il pesto, la gentiana, chissà che. Perché? Perché ci sono le fascie. Cosa vuoi? È chiaro che se tu paragoni quello che mangia la gente a Creta, che poi tra l'altro non aveva i soldi perché non c'era denaro come in Italia, la gente mangiava poco, mangiava bene, pensate alla cucina ligure, no? Ma anche le langhe, una cucina povera, ma la gente riusciva a mangiare bene con poco, no? Il trucco era proprio questo. E tutti i balconi erano pieni di spezie, bisognava sempre avere, capito, l'origano e la salvia e la menta. Anche perché c'era talmente tanto poco che se non mettevi delle spezie non riuscivi a riempirti lo stomaco. E quindi il problema era quello. Bene, abbiamo studiato il lavoro, allora lì mi scappa da ridere, perché tutto il mondo dice la dieta mediterranea è il modello di dieta da applicare in tutto il mondo. Peccato che una ricercatrice detective l'anno scorso ha rianalizzato i dati. Non devi mai rianalizzare i dati, perché sennò succede sempre che pia un accidente. Sapete cosa ha scoperto? Che nel periodo in cui hanno fatto lo studio, era il periodo in cui a livello religioso la Chiesa ortodossa prescriveva 20 giorni di digiuno. E quando hanno raccolto i dati sulla cosiddetta dieta mediterranea, la gente mangiava niente, perché gli era il Ramadan. Hanno rifatto l'analisi dei dati e tutti i dati erano fasulli, nel senso che non c'era nessuna differenza tra quello che si mangiava a Creta rispetto a quello che mangiavano in Finlandia. Bene. Poi hanno preso il Giappone. Oh, il Giappone è bello, il Giappone. Quest'idea che il Giappone è bello è una roba che proprio non ne posso più. Il Giappone va bene solo per comprare il nostro prosecco. Comunque, il discorso è che il Giappone, viva il Giappone. Perché il Giappone, stanno bene il Giappone? Perché poi, di nuovo, questi funzionari, che non sono dei medici, saltano fuori e dicono: sono le alghe. Allora ci riempiamo di alghe, mangiamo tutti le alghe. Peccato che bisogna arrivare nel 2015 per scoprire che le alghe contengono gli omega 3. Ma gli omega 3, quelli che sono nelle alghe, noi non siamo capaci a utilizzarli, perché mentre il pesce mangia le alghe e fa gli omega 3 perché ha gli enzimi, noi non abbiamo gli enzimi per usare le alghe, quindi mangiamo con le alghe come una mucca, rumignamo tutto il giorno, fumo i giapponesi e tanto gli omega 3 stuma senza gli stessi. E quindi c'è di nuovo da scioppare, da ridere. Ma andiamo avanti, che bello. Parte
c'è un ricercatore di Londra che si chiama John Yudkin. John Yudkin era al King's College Hospital, dove ho studiato io, perché forse adesso è del leggere, no? Girando tutto il mondo, quando leggo un articolo dico, oh, guarda, ci sono stato, no? Su Stampertut, quindi su anche lì. Yudkin era il biochimico del King's College, dove io ho studiato, ho fatto la prima specialità in terapia intensiva. Bene, Yudkin cosa ha detto? Questo Ansel Keys ha magde storie, perché Yudkin era un biochimico. Yudkin era un biochimico e ha scritto un libro dei Penguin, non ha preso i diritti d'autore, ha pubblicato gratis, era, fava come me, non avendo niente da fare, faceva le conferenze gratuite, lui scriveva i libri gratis, perché a un certo punto disse, adesso me la voglia di dire quel che penso, no? E lui ha fatto così, ha scritto un libro, si chiama Pure, White and Deadly. Quel libro vuol dire che puro, bianco e mortale. Cos'è che puro, bianco e mortale? In quel libro c'è scritto Ansel Keys ha magde storie, l'Europa si è rovinata con lo zucchero. Sono gli zuccheri il problema fondamentale della dieta occidentale e alcuni ragazzini che lavoravano con Yudkin hanno cercato i due volumi che adesso non trovi più, hanno fatto l'analisi statistica, uno è un finlandese, tra l'altro sono amici di mio fratello, sono due epidemiologi tremendi, matematici, gente... Hanno rianalizzato i dati e hanno detto, sai cosa ti dico Beppe? Che se nel modello matematico mettevamo gli zuccheri e i trigliceridi, l'infarto era spiegato 10 volte meglio che mettendo il colesterolo di Ansel Keys. Quindi qui non c'è trucchi o inganni, eh? Modello matematico statistico usato dagli uni, modello usato dagli altri. Tenete conto che stiamo parlando di gente che insegna statistica, quei ragazzi lì ho conosciuti quando insegnavo statistica, facevo i modelli matematici di sopravvivenza del trapianto con l'Università di Oslo, battevo bandiera norvegese. Questa era gente che con i numeri ti faceva pe... Mi ha detto, Beppe, guarda, tu metti dentro lo zucchero, in questa curva metti gli zuccheri e i trigliceridi, il colesterolo scompare completamente, i grassi saturi scompaiono completamente. È un errore, è un bluff, è una bufala, non esiste. Bene. C'è un altro problema, negli anni 70 due ragazzi, due detective, una banda a foi, uno beveva tutto il giorno, l'altro, oh, madonna, come Watson e Crick, perché anche gli scienziati sono in tanta posta, sono in Mac Mick e bello champagne, erano due fuori di testa, di Copenaghen. A un certo punto hanno detto, ma se Ansel Keys ha ragione, cioè se il colesterolo e i grassi saturi, i grassi animali ammazzano le persone, sapete cosa facciamo? Facciamo uno studio che risolve il problema per da buoni detective. Anduma, chi studiamo? Andiamo a cercare qualcuno che mangia solo grassi perché non c'ha né frutta né verdura, niente niente, solo grassi tutto il giorno. Cos fuma? Andiamo in Groenlandia. Ero fuori, no, non sapevano come passare, perché si rompevano le balle a lavorare in laboratorio. E sempre là, perché fai lo scienziato? Per la disperazione, per neffe la routine. Allora hanno detto... Cerchiamo dei soldi, ma non sto scherzando, Cerchiamo, si sono fatti regalare $1,000 al bar, dalla barista, dalla parrucchiera, dall'amica della moglie, una roba patetica, $1,000. Sono partiti, sono andati a studiare gli Inuit. Cosa sono gli Inuit? Gli Inuit vivono in Groenlandia, no? Tra l'altro lì c'è una montagna bellissima che un mio amico ha anche scalato, dovevo anche andare a scalare quella roba lì. Morale della storia è che sono andati in questo posto e vanno a prendere questi Inuit e cosa mangiano gli Inuit? Solo grasso animale dalla mattina alla sera, foca, olio di foca, salmone, aringhe affumicate, alci, erba, non hanno visto un filo d'erba nei 3 mesi che sono stati là perché l'erba era 4 metri sotto il ghiaccio. Notano una cosa strana, ma questa gente gli sanguinano le gengive. Se adesso venite da me o da qualcuno degli medici che sto rovinando il master e vi mandano a casa a prendere una tonnellata di vitamina D e di vitamina K2, la prima avvertenza che vi dico è fai attenzione che se vai avanti un mese e mezzo stai molto meglio, ma le gengive quando ti lavi i denti sanguinano, è uno stillicidio capillare perché rendono il sangue più fluido, le membrane dei globuli rossi più fluide e questi ricercatori hanno notato che questi Inuit quando si lavavano i denti avevano questi sanguinamenti gengivali, ma l'infarto non hanno mai visto uno. Sono andati a vedere i registri parrocchiali, hanno letto tutte le statistiche. La morte non esisteva, la morte improvvisa, quelli che alle molinette io defibrillavo, non esisteva. C'era un caso in tutto chissà cosa che era uno straniero che era stato lì ma che lavorava là. Hanno fatto proprio i detective.
prendono il lavoro lo pubblicano su Lancet, che non è l'ultima rivista. E Ansel Keys era un congresso, non so chi, dell'OMS o chissà che cosa, e un ricercatore avvicina Ansel Keys e dice: ma Ansel Keys, che cosa ci dice? Perché lui era poi presuntuoso, lui era spocchioso, lui era un politico, no, substitute me, capito? Un funzionario dello Stato, arrogante, ma genio, purtroppo era un grande genio, almeno. Ma i geni è Frankenstein, no? Il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Questo ricercatore serissimo gli si avvicina e dice: ma dottore, come spiega che tutti quelli che mangiano grassi animali dalla mattina alla sera, io infatti adesso alla gente dico di andare a casa e mangiare tutte le robe che vi ho detto adesso, no? Ossobuco, burro, burro a tonnellate, giù col burro, e panini di burro, e panna Elena, e vai! Contrario a quel che dice qualunque medico antiquato che potete incontrare sulla vostra strada. Morale della storia che l'affermazione che Ansel Keys ha fatto, dice: boh, ma che sono delle storie, non è possibile, figuriamoci, la mia curva di regressione ha dimostrato. Lui ha dimostrato un bel niente, lui ha falsificato, lui ha aggiustato politicamente dei dati, cosa che poi si ripeterà 100.000 volte nella storia della medicina, compreso Gallo che ha falsificato i dati dell'AIDS, cioè ci sono stati scandali incredibili. Lui ha semplicemente, no, non diciamo, non era neanche così criminale. Lui era convinto, capito? Lui era proprio convinto. Quindi che qualcuno ti dimostra che gente che mangia al contrario di quel che dice tu, sta benissimo, non ha l'infarto, non muore di morte improvvisa, doveva inquietarti, perché quello non è mica tanto facile dire: ah, abbiamo scherzato. Come scherzato? Ti ho studiato una popolazione che mangia niente di quello che tu dici che fa bene alla salute e mangia tutto quello che tu dici che è patologico, e non è successo niente. I medici sono molto frustrati, perché mi ricordo anch'io ero molto frustrato. Perché ero molto frustrato? Perché noi, siccome siamo una colonia americana e abbiamo perso la guerra, seconda guerra mondiale, io ho studiato sempre su libri americani, io parlo americano, io non parlo italiano. Parlo italiano questa sera, ma la mia prima lingua è l'inglese. Ho parlato inglese per tutta la vita. Mio fratello, mia sorella, tutta la famiglia. Perché l'America, la medicina scientifica dal 45 a oggi parla inglese. Ma perché l'Inghilterra e l'America hanno vinto la guerra, noi l'abbiamo persa. Molto semplice. Tra l'altro, citare un autore tedesco nei primi 20 anni dopo la guerra era tabù. Ancora adesso Otto Warburg, che è un genio che ha la spiegazione del cancro diversa da quella tradizionale, negli ultimi 10 anni abbiamo riabilitato Otto Warburg, siamo andati a studiare i tedeschi, ma la medicina tedesca era tabù, era come dire nazista, no? Quindi non si cita, come l'Islam, cioè quando ti prende un tabù, no? Che la scienza non dovrebbe avere i tabù, la scienza dovrebbe dire: se io invento una roba, lo leggo con l'umiltà che si addice a uno che crede un'altra roba, ma invece non è così. Morale della storia che noi non avevamo farmaci. Il guaio enorme del medico era che si riempiva la bocca del colesterolo, diceva al malato: vada a casa, faccia la dieta, non mangi grassi animali, niente, tolga la pelle al pollo, un cudes, vedete le mamme da morire, la gente toglie il grasso al prosciutto, infatti io mangio il grasso di tutti quelli che sono seduti al tavolo vicino a me. E quindi cosa succede? Che abbiamo creato un tabù dei grassi animali di qualità e sono desaparecido. Infatti siamo tutti lì a comprare gli omega 3 dagli integratori, perché non ci sono più gli omega 3. A me ha regalato una dottoressa un pollo, una dottoressa di non so, di Ivrea, chissà dove, a Natale, era una roba, mi sembrava di non aver mai mangiato un pollo, era un pollo ruspante qui una volta, no? Le uova che d'inverno sono bianche, piene di omega 3, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ai medici cosa succede? Che non c'era il farmaco. E nei primi 5 anni siamo partiti entusiasti, ma io per primo, perché non è che, come dico, ho studiato in America, quindi tutte ste vaccate le ho imparate pure io. Ah, vado a casa, si metta a dieta. Io, arrivavano questi qua, questi ti ascoltavano come tu eri un medico, no? Camice, secchione, lavoravi come un disgraziato, sempre di guardia alle molinette, sembrava di essere in un bunker. Lavoravamo come dei disgraziati. Quando gli dicevi: lei deve fare la dieta, loro andavano a casa, fa una dieta, non ci sono santi. Ma io rimanevo frustrato, perché dopo 6 mesi di una dieta dove avevamo buttato giù i grassi da paura,
Se va bene, il colesterolo andava giù dell'8%-10%. Perché succede questo? Perché il colesterolo endogeno, il colesterolo che noi abbiamo, che serve per costruire le membrane delle cellule, quello che è, non è quello che tu mangi della bistecca o cosa, ma viene prodotto nell'organismo vivente quando mangi troppi zuccheri, come diceva Yudkin. Quando tu mangi un eccesso di zucchero, l'organismo produce grassi saturi e colesterolo, e gli unici grassi saturi che forse, ma nel 2018 non è più chiaro neanche questo, perché ormai sono tornati di moda, c'è il ritorno con vendetta dei grassi saturi nella letteratura medica, più ne mangi meglio è. Morale della storia, gli unici che facevano male non erano veri grassi, erano zuccheri che arrivavano al ciclo di Krebs, arrivavano a un certo punto, non sapeva l'organismo cosa farne e produceva grassi. Vi ricordate la steatosi del fegato, qui chiama il grasso ante il fegato, la steatosi epatica, eccetera, eccetera. Negli anni 90 la classe medica ha tirato un respiro di sollievo perché abbiamo inventato le statine. Perché abbiamo inventato le statine? I medici erano tutti contenti, compreso io, e ne ho scritte dei camion. Perché? Perché finalmente, se fosse vero che bisognava buttare giù il colesterolo, le statine buttano giù il colesterolo. Assolutamente buttano giù il colesterolo. Allora andiamo ancora avanti con questo giallo del colesterolo, perché è veramente una storia tragica. Se io do la statina a uno, e questo l'ho provato io personalmente, molta gente arrivava male ai muscoli da tutte le parti. Male ai muscoli, poi gli dosavi un enzima del muscolo che si chiama creatin fosfochinasi, andava a 200, 300, 400. Molta gente si diceva, dottor, non mi ricordo più le cose. Le donne dopo la menopausa che prendono le statine non si ricordano più neanche la strada di casa. Cioè le smemorate di collegno. Oh, allora tutti lì, la casa farmaceutica se n'è preoccupata. Allora abbiamo scoperto due robe. La prima cosa che abbiamo scoperto è che le statine non bloccano soltanto la sintesi del colesterolo, ma bloccano anche la sintesi di una cosa che si chiama coenzima Q10. Il coenzima Q10, che adesso molti di voi prenderanno come integratore per vivere più a lungo, perché è diventato di grande moda la medicina mitocondriale, che cosa succede? Nel momento in cui buttano giù, quando tu blocchi la sintesi del colesterolo con le statine, non blocchi solo la sintesi del colesterolo, ma blocchi anche la sintesi di altre molecole simili prodotte dallo stesso enzima. Allora, che cosa ti succede? C'è gente che perde la memoria, e in America infatti hanno cominciato a dire dopo i 65 anni non bisogna darle. In realtà le prescriviamo ai 65 anni perché hanno tutti i 60 anni, quindi il medico se ne batte e le prescrive. Poi abbiamo detto alle donne dopo i 50 anni forse bisogna fare attenzione perché tolgono la memoria. Non gliene frega niente a nessuno, continuiamo a prescrivere. Qual è il problema? Il problema è che uno, l'azienda fa un marketing incredibile, porta i medici ai congressi con la moglie, il cane, li porta alle Bahamas, gli regala la biro e la valigia a Natale, eccetera. Ma fino qui, umano troppo umano. La cosa devastante è che molti cardiologi sono convinti davvero che l'ipotesi di Angel Keys è un'ipotesi scientifica, che è completamente falso. Allora, che cosa succede con questa storia dell'ipotesi del falso? Le aziende se ne sono accorte? Assolutamente sì. Nel 2004 hanno fatto un trial in cui hanno dato una statina che blocca completamente la sintesi del colesterolo e l'hanno associata al coenzima Q10. Fate attenzione che tutti gli studi che hanno fatto usando le statine, ma io non capisco quando queste cose la gente le imparerà all'università, sarà sempre troppo tardi, ma dato che ci sono degli soldi in mezzo e pigrizia, direi l'uomo è un animale pigro, il medico di base è pigro, è un animale pigro, fin quando i cardiologi e i medici non gliene fregherà niente, continueranno a prescrivere le statine. Ora, che cosa è successo? Che qua il trial è stato smesso in metà. Perché? Perché se è vero che dando a 10.000 persone le statine, tre non morivano, salvavi tre vite, 10.000 persone per tre vite salvate, c'è un dato inquietante. Se voi leggete tutte le storie come un piccolo detective, da quando abbiamo scoperto le statine ad oggi, non c'è un lavoro nella letteratura medica
dove la mortalità globale sia ridotta dalle statine. Come di? Et muore in end infarto, et muore qualcos'altro. Ah, che bello, to! Guarda che bello, mi ha spendito tutti i soldi, per cui la mortalità globale aumenta, non si riduce. Allora, l'industria farmaceutica sono tutti stupidi? No, l'industria farmaceutica sono molto astuti. Sapete cosa hanno fatto? Hanno detto, no, ma guardate che Ansel Keys, lasciamo stare Ansel Keys, è una storia vecchia. Quello che vi ho detto adesso ve lo potrebbe dire la casa farmaceutica. E sapete cosa vi dite? Ah no, ma dottore, lei non ha letto gli ultimi studi. Negli ultimi studi abbiamo scoperto che le statine sono degli antinfiammatori, potentissime molecole antinfiammatorie. Oh certo, infatti nei trial quello che succede è che nei primi 3 mesi quando prendi una statina c'è una leggera riduzione dell'infarto, come piace l'aspirina, la cardiospirina, per capirci molto semplicemente. Questo dato è risaputo, i cardiologi se ne fregano, in Italia non figuriamocene, perché poi da noi non lo paghi il farmaco, figurati, il cardiologo te ne dà 2 statine. Poi da noi in provincia fanno l'Olimpiadi della statina, perché non... il progresso scientifico non li sfiora, sono proprio i, come Andreotti, adesso ci sarà il nuovo governo, no? Avremo una voce nuova per la politica, Berlusconi, no? È nuovo, volti nuovi per la politica, e le statine sono volti nuovi per la farmacologia. No, non si muovono da lì, stanno lì. Ma io non ce l'ho con Berlusconi, non, per carità. Perché no, non è magari forse neanche il peggiore dei mandi possibili, quindi voglio dire, ma neanche Andreotti, perché quest'ora saremo la Tunisia, se no abbiamo falsificato i bilanci, cioè tutto aiuta nella vita. Il problema però è che cosa succede? Nel master, negli ultimi 3 master, io ho scoperto una cosa molto inquietante, che si chiama medicina mitocondriale, perché la medicina tedesca nel 40, 35, gli anni d'oro della medicina europea, diciamo tra il 1880 e il 1930, ci sono stati, chi di voi sa la biochimica, Leninger, Krebs, Gori, sono tutti tedeschi, tutti di quel periodo, Virchow, dei colossi, della gente che la medicina era arrivata a dei livelli di conoscenza biologica, dei meccanismi biologici da paura. Il discorso qual è? Il discorso è che al momento attuale quello che io insegno al mio master è che non solo le statine non servono a ridurre l'infarto miocardico, ma che sono parte del problema. Cioè sta venendo sempre più fuori che il danno del mitocondrio è uno dei primi danni della sindrome metabolica e delle malattie attuali come l'Alzheimer, la demenza, il Parkinson e molte malattie neurodegenerative, e noi continuiamo tranquillamente il nostro valzer di prescrivere un farmaco del tutto inutile, come continuiamo a fumare. Ecco, io metto le statine allo stesso livello del fumo. Cioè l'uomo è un animale stupido, gli è niente da fare. Sul fumo abbiamo scritto miliardi di robe e tanto fumiamo, e sulle statine abbiamo scritto tutto il contrario di anzi direi che la strategia che l'industria farmaceutica usa per le statine è la stessa che l'industria del fumo ha usato per continuare a vendere le sigarette. Adesso però diciamo qualcosa di buono, perché se no andate a casa depressi. Cosa ha fatto questo Gerald? Cosa ha fatto Gerald Riven, cioè l'altro eroe della storia? Perché adesso vi ho parlato del cattivo. Vi ho parlato di quello là. Cattivo no. Semplicemente era una persona rivista che semplifica, doveva dare le soluzioni al politico che funzionassero a buon prezzo, doveva avere successo, era l'America, è l'America quella roba lì. Ansel Keys è Trump, è l'America, perché l'America è quella roba lì, sono i cowboy, le soluzioni facili. Tausa la pistola e ti spara, quella è l'America, e facciamoci una ragione, no? Adesso arriviamo all'europeo. Tra l'altro Gerald Riven non è americano, perché gli americani sono mica americani, anche mio fratello è americano col passaporto, ma è nato ai Forti, Antellanghe, quindi mio fratello è americano, I tell you what, quanto americano è mio fratello. Gerald Riven è americano come mio fratello, un profugo. Adesso vediamo il metodo di ricerca di un vero ricercatore, di un detective, di cui io ho letto tutto e continuo a studiarlo, perché tutti gli anni, se devo dire cos'è il master di quest'anno, è un approfondimento di Gerald Riven. Adesso vi racconto la mia lettura di Gerald Riven e poi andiamo tutti a casa.
E così andate a casa un po' più, un po' meno depressi, perché sennò vi do una notizia di... Allora, Gerald Driven è un cardiologo. Un cardiologo, allora, noi adesso non siamo più in politica, non siamo al governo, non dobbiamo salvare il mondo, no. Siamo in un ambulatorio, col camice, gli studenti, le studentesse, arriva il malato, buongiorno, come va? Ah, io ho l'ipertensione. Ah, io sono aumentato di peso. Allora, come si comporta un detective? Metodo investigativo di Gerald Driven. Stessa storia, è vivo, ed è lì che scrive, pubblica, come no. Ma il metodo di lavoro è completamente diverso. Prima cosa, un detective. La prima scoperta che fa il detective fa attenzione a cosa vede, no? E vedeva arrivare della gente con la ciccia, la cinghia che si slarga, la saccoccia qui di grasso. Tutti questi uomini arrivavano con la pancetta. Oh, guarda, ma la pancetta è una novità. E lui faceva il medico, adesso ha 97 o 98 anni, Gerald Driven. Prima vedevo ogni tanto qualcuno con la pancetta, invece tutti quelli, diciamo il 90% dei malati che arrivava di lui, aveva la pancetta. Oppure glieli mandava il gastroenterologo perché avevano fatto l'eco del fegato e gli attruai la steatosi. Arrivavano con la steatosi o con la pancetta. Bene, ha anche capito che in America c'è un mucchio di gente, soprattutto nati in Germania, che hanno dei parenti tedeschi, che hanno l'obesità a pera, no? Quei culi larghi così, forse ve l'ho già detto. La gente che ha il culo largo così è una caratteristica genetica, e lui in ambulatorio non ne vedeva mai nessuno. Pur lavorando a Stanford, arrivava la gente dal Minnesota, per esempio, mio fratello vive in Minnesota, vedi la gente, è proprio fatta così, ma anche da noi ci sono delle famiglie, li vedi proprio larghi un metro e mezzo. Nel suo ambulatorio quelli non arrivavano mai, non avevano malattie cardiovascolari. Ma come? Allora, prima ipotesi del detective, esistono due tipi di obesità. Un'obesità fastidiosa della pancia, che è associata spesso a gente che arriva che ha o l'infarto, o l'ipertensione, o l'ictus, o l'angina pectoris, o il diabete tipo 2. Lui ha capito che queste disgrazie andavano assieme, era troppo frequente, l'avevo tutti. Entrava uno in trasporto e dice, otto, guarda questo adesso cosa gli doso? Ha trovato che tutte le volte che eseguiva 10 esami del sangue a questa gente, trovava sempre delle alterazioni che ricorrevano, che lui ha chiamato sindrome. Sindrome in greco, sindromos, vuol dire ci sono delle cose che vanno assieme. Allora il detective cosa dice? Ma guarda caso, tutti quelli che vengono dal cardiologo hanno, uno, l'aumento della circonferenza addominale, ma scrivetevelo perché fate i medici, andate a casa e potete cominciare a fare i medici. L'aumento della circonferenza addominale. La maggior parte dei malati cardiopatici ha la cinghia da slarga e anche le donne hanno il grasso nell'addome, troppo grasso nell'addome. Bene, secondo punto, fai gli esami del sangue, ha capito che il colesterolo portava da New Part. C'era gente che ce l'aveva basso, gente alta, gente così così, ma tanti cambiava niente. C'era di tutto e di più, non serviva a niente, il colesterolo non spiegava niente. Invece ha trovato un'altra cosa fastidiosa, ma perché aveva letto Yudkin, sapete quello di Londra degli zuccheri? Quando tu mangi tanti zuccheri, gli zuccheri vengono tradotti in trigliceridi e acidi grassi saturi pochi. Allora lui ha detto, ma io doso i trigliceridi. I trigliceridi erano sempre alti. Oh, guarda, allora stiamo appena parlando ad Angel Keys. Qui stiamo parlando di obesità addominale, di cui Angel Keys ha mai parlato. Stiamo parlando di colesterolo che serve a niente. Stiamo parlando di trigliceridi. I trigliceridi sono alti. Ma poi, studiando meglio questo colesterolo maledetto, abbiamo capito che ci sono due dosaggi del colesterolo. Noi dosiamo il colesterolo che dal centro, dal fegato, va nei tessuti ed è quello che ti ammazza, ma poi studiamo quello che dai tessuti torna in mezzo e viene bruciato. Quindi quello che noi chiamiamo HDL colesterolo è un buon segno, ma non c'entra niente il colesterolo. Quando hai quel colesterolo lì alto vuol solo dire che ti
hai smesso di mangiare, mangi molto meno, hai buttato giù gli zuccheri e quindi tu i grassi dalla periferia vanno al centro e il fegato li brucia. Quindi dire che aumenta il colesterolo HDL ha niente a che fare col colesterolo, è il colesterolo che dalla periferia viene al fegato per farsi bruciare, capite cosa voglio dire? È un indicatore che tu stai bruciando il colesterolo, non che stai producendo il colesterolo. Poi dice, sono ipertesi. Oh, ma guarda, gli hanno tutti la pressione alta, o la tendenza ad avere la pressione alta. Dice, ma allora questa roba qui va assieme a tutto il resto. E poi scopre che quasi tutti hanno la glicemia a digiuno, che non è normale, ma è 110, 115, 120, quello che è. Allora dice, questa roba qui, cosa vuol dire sindrome in greco? Vuol dire una serie di cose che vanno assieme. Quindi vedete che il quadro, il detective, ci ha prodotto un ritratto, ci ha prodotto un sospettato, no? Il criminale sospetto è fatto in questo modo. Non c'entrano niente l'uovo, capito, l'osso buco, le statine, tutta quella roba là. Fuori tema, non c'entra niente. Il criminale vero in questa faccenda è questa roba qua. E questa roba qua come l'ha chiamata Gerald Driven? Gerald Driven l'ha chiamata sindrome X, perché non sapeva cosa fosse. I medici, quando se ne come c'è una roba, la chiamo sindrome X, fattore X, molecola X, e ha scritto un libro negli anni 90 che si chiama la sindrome X. Adesso, oggi, non la chiamiamo più sindrome X, ma la chiamiamo sindrome metabolica. E se volete che vi dica quel che penso, è che il problema, la sindrome, il sospettato più tremendo di tutti i paesi industrializzati è questa sindrome metabolica. La versione che vedete lì è la versione stretta, la versione minimalista, quella inventata da Gerald Driven negli anni 60. Ma nel 2018 si è talmente allargato il concetto di sindrome metabolica che io al master uso la sindrome metabolica in tutte le patologie dei paesi industrializzati, in tutte le patologie croniche. Adesso vi faccio un attimo i passaggi, tanto per darvi l'idea di che implicazione ha questo metodo investigativo di Gerald Driver sulla medicina attuale. Il passo dopo, negli anni 90, lui pubblica questa sindrome X e fa una relazione, la Bunting Lecture del 1988, io penso che sia una svolta nella storia della medicina attuale. Dovrebbero dargli assolutamente il Nobel, ma la ragione che non gli danno il Nobel, ve lo dico io, beh, a parte che non è ebreo, e così mi faccio amici un'altra volta, ma a parte il fatto che poveretto non è ebreo, c'è anche un altro handicap. L'altro handicap è che è un cardiologo che ha ficcato il naso in un'altra specialità medica, diabetologi, endocrinologi, internisti, non lo possono vedere. Cioè Gerald Driver non lo invitano ai congressi, stanno lì a farsi delle pippe tremende sulla sindrome metabolica perché dà un fastidio tremendo immaginare che un cardiologo, cioè un dilettante del metabolismo, va ad insegnare ai diabetologi, agli endocrinologi, agli internisti, eccetera, va ad insegnare che cos'è una sindrome metabolica, cioè sei nel dipartimento sbagliato, no? È come se l'idraulico ti aggiustasse un pneumatico, ecco, non... sono quelle robe che alla medicina attuale non piacciono tanto. Infatti quando nell'88 è andato a fare questa conferenza, lui, la Bunting Lecture, Bunting e Best, hanno preso il premio Nobel a livello mondiale, quelli erano ebrei davvero, per la scoperta dell'insulina, e uno era canadese e l'altro era americano, e la lettura Bunting era stata fatta dai diabetologi ed è molto bello perché Gerald Driven è salito sul palco e, essendo Gerald Driven una persona dolcissima, guardatevi i video di Gerald Driven, un nonnetto simpaticissimo, molto modesto, dice, ma io vedevo tutta sta gente, avevano tutti i trigliceridi, lui non si riempiva la bocca, no? Di teorie, non era amico del ministro, era cardiologo con tanto di camice, che fa il suo mestiere, eccetera. E a un certo punto è divertente, no? Che va a fare questa lettura e arriva. La lettura funziona così: il ruolo della resistenza insulinica nelle malattie umane. Perché alla fine
Da buon detective voleva capire se c'era un meccanismo biologico che spiegava tutte quelle robe che vi ho fatto vedere prima, l'ipertensione, l'acido urico, i trigliceridi, e ha capito che c'era una spiegazione molto semplice. Era l'insulina, una tonnellata di insulina. Perché una tonnellata di insulina? Perché a un certo punto lui ha scoperto che erano persone che l'insulina non riusciva più a fare effetto perché mangiavano troppi zuccheri, quello che l'è, quindi producevano montagne di insulina, e ha inventato un concetto da detective che si chiama resistenza insulinica. Allora cosa succede? Va a questo congresso di diabetologi, è divertentissimo, ho letto quando lo racconta lui è spassoso, perché dice: sono andato lì, ero un po' genato, perché tutti i metabolisti, tutti i diabetologi, io un cardiologo col mio fonendo, sai, parla di primo, secondo tono, andare a spiegare a uno il metabolismo che fa quel mestiere lì, si sentiva un po' genato. Ma la cosa è stata grottesca, perché dice: guardate che il diabete, abbiamo sempre creduto che il diabete sia una malattia sola, invece sono due malattie. E già lì c'è stato il silenzio. Ma i più intelligenti dei diabetologi, Pedersen, c'è della gente che picchia durissimo anche nei diabetologi, tre o quattro, ante il mondo. Ci sono tre diabetologi intelligenti al mondo, penso. E il discorso è: a un certo punto lui dice ci sono due diabeti, ma sono uno il contrario dell'altro. Il diabete tipo 1, quello dei giovani, eccetera, cioè non hai l'insulina, perché il sistema immunitario spacca il pancreas, tu non produci insulina e ti manca l'insulina. Ma quello che fino a 10 anni fa, fino a prima delle mie indagini, chiamavamo diabete 2, il diabete dell'adulto, no? Qui che pio le pastiglie, quelli che sono, tutto il mondo è pieno di questa gente, li vedete, sono così, trigliceridi, glicemia, pancetta, eccetera, eccetera, quelli lì sono diabete tipo 2. Lui ha detto, nel diabete tipo 2 l'insulina non è vero che è bassa, l'insulina è altissima. Loro hanno montagne di insulina che girano nel sangue, ma l'insulina non funziona, perché c'è una resistenza all'insulina. Come dire, tu hai il cacciavite ma gira nel bullone, cioè va lì, va nel recettore ma non fa girare il bullone. E mi ricordo, è bellissimo leggere il suo commento, che dice dopo 40 minuti, perché poi quando l'ha detto negli anni 60 era un'ipotesi, era l'ipotesi di Sherlock Holmes, era Tenente Colombo, no? Che dice secondo me c'hanno l'insulina ma non funziona, ma è un'ipotesi, capito? È la pensata del momento. Qual era il problema? Che tutti ridevano, perché non eravamo capaci a dosare l'insulina. L'insulina è talmente bassa come livello che non avevamo un dosaggio capace di vedere se davvero il diabete tipo 2 ha tanta insulina, perché è inutile, non ti ridono mica tanto dietro. Se tu gli porti dei dati dove dici guarda l'insulina del diabete 2 è 300, quella del diabete 1 è sotto i piedi, non hai bisogno di discutere, di fare un congresso. Se tu hai il dato che l'insulina è alta, hai vinto la partita. Ma quando nel 60 lui ha scritto il lavoro sulla resistenza insulinica, nessuno al mondo dosava l'insulina. Ma 8 anni dopo una ragazzina che ha preso il Nobel di Yale, non mi ricordo più dov'è, ha inventato un dosaggio radioimmunologico e ha dosato l'insulina. Appena dosato l'insulina hanno detto hai capito il cardiologo, mia fol, ma lui aveva detto che c'è resistenza insulinica e l'insulina è alta così. I diabetologi intelligenti, quei tre, Pedersen e questi qua, l'hanno invitato a fare la Banting Lecture e lui ha parlato un'ora. Quando ha finito c'era la presidentessa, la diabetologa della Società Americana di Diabetologia, e dice vede ragazzo, lei ha tanta buona volontà, ma io resto dell'idea che il diabete è uno solo ed è una malattia del pancreas. E questo le dia? E il mondo va così, perché l'essere umano è un essere pieno di pregiudizi, ignorante, e che piuttosto di spostare le sue idee, se poi ha 60 anni, piuttosto di rivedere tutto il suo sapere sul diabete, preferiva pensare che Geraldrine è un braumatote, ha studiato tanto, sei un cardiologo, però il diabete è uno solo, e quindi gli ha detto, sai, tutti i tuoi dati, 30 anni di ricerca, è come le statine, no?
te disesta tienes una bufala pazzesca, rido, dico, vabbè però, catesti di atal, sei un secchione, no, però sei un poveretto, non vedi che tutto il mondo prescrive statine? Quindi non preoccupatevi che tutto il mondo fa cazzate, l'uomo è quell'animale che fa cazzate di massa, cazzate planetarie, dal nazismo alle religioni, ai fondamentalismi, ai vegani, l'uomo è uno zoo, l'uomo è bello perché è uno zoo. Quindi lui fa la lettura Banti. Adesso vi dico due o tre concetti che circondano questa roba e poi andiamo tutti a capo. La sindrome metabolica, dovessi dire cosa ho studiato negli ultimi 10 anni, sapete cosa vi dico? La sindrome metabolica. E se dovessi dirvi qual è il meccanismo biologico a cui pensi da quando ti alzi al mattino alle 14 ore che studi al giorno? La resistenza insulinica. Adesso vi spiego l'effetto devastante del perché, sono mica solo io che sono ossessionato. Allora, primo problema, Gerald Driven nel 90 scrive un lavoro e elenca 5 malattie che sono legate a questo meccanismo. Troppi zuccheri nella dieta, scomparsa dei grassi animali di qualità, eccesso di grassi vegetali idrogenati, quello che l'è, scomparsa degli omega 3, eccesso di omega 6, eccesso di fruttosio e via discorrendo, che sono il mondo occidentale, e descrive le prime 5 malattie, quella che si chiama la sindrome metabolica classica, anni 90, e sono l'ipertensione. Nell'ipertensione, io avevo studiato prima di Gerald Driven, che nell'ipertensione il problema è il sale. Butta giù il sale, è il sale che ti fa salire la pressione. Allora, vero? Certo che è vero. Il sodio aumenta la pressione arteriosa. Cosa però ha scoperto Gerald Driven? Che è vero che tu, vabbè, a parte il salino, che noi quando metti tanto sale, col salino metti al massimo 1 grammo al giorno, ma negli alimenti industriali ne butti giù 7 grammi al giorno. Perché? Perché per rendere più buono il prosciutto, i dolci, quello che è, mettono il sale, mettono il fruttosio in maniera che aumentano, sono degli amplificatori del gusto. Mia nonna, l'unico cibo in cui metteva il sale e lo zucchero, ma anche vostra nonna, sapete qual è? Quando fai i pomodori e fai il passato di pomodoro, la nonna mette una presa di zucchero e un po' di sale. È l'unico alimento in cui tradizionalmente si mettono tutti e due, perché aumenta il gusto e è strano, sono tutti e due amplificatori del gusto del pomodoro. È molto più buono se metti una presina, niente di... Ma che cosa ha scoperto Gerald Driven? Gerald Driven aveva lavorato con Conner, aveva lavorato con gli endocrinologi davvero quando era piccolo a Chicago, e che cosa ha scoperto? Ha detto, secondo me è l'insulina che aumenta il riassorbimento di sodio. Infatti Gerald Driven ha scoperto che sono gli zuccheri della dieta che, aumentando l'insulina, causando la sindrome metabolica, l'insulina aumenta il riassorbimento renale di sodio e tu diventi iperteso perché hai la sindrome metabolica e mangi troppi zuccheri. Bene! E l'acido urico? Ha scoperto che quando mangi un eccesso di fruttosio, quello che adesso mettiamo nelle birre, negli yogurt, dappertutto, eccetera, il fruttosio, sciroppo di mais ricco di fruttosio, il fruttosio aumenta l'ipertensione perché aumenta l'effetto dell'insulina sul tubulo renale. Allora l'ipertensione diventava parente stretta del diabete, il diabete tipo 2, l'ipertensione, l'infarto, l'angina, l'obesità addominale erano tutte un'unica sindrome, che è questa sindrome metabolica. Poi sono arrivati i ginecologi hanno detto c'è un'epidemia mondiale di ovaio policistico, l'avete sentito, vi dico due o tre cosette così che poi andiamo a casa. Cos'è l'ovaio policistico? È la ragazzina o la donna che va dal ginecologo, gli fanno l'eco dell'ovaio e ha delle cisti nell'ovaio. È frequentissima, è una delle cause forse più frequenti di disturbi del ciclo, eccetera, eccetera, soprattutto nei giovani. E guarda caso, sono andati a dosare l'insulina, cos'è che causa l'ovaio policistico? La resistenza insulinica. Che cos'è? Allora l'ovaio policistico è una variante del diabete, è di nuovo Gerald Driven, è di nuovo la sindrome metabolica, sono di nuovo gli zuccheri, sono di nuovo gli omega 3, eccetera, eccetera. Il passo successivo sono stati il cervello. Avevamo un'idea pellegrina che il cervello, quando ero piccolo mi hanno insegnato, il cervello brucia zuccheri, solo zucchero, e l'insulina nel cervello non serve. Tutti e due i concetti sono sbagliati, completamente sbagliati.
perché negli ultimi 10 anni abbiamo scoperto invece che l'insulina nel cervello è importantissima, perché il neurone, le cellule del cervello, mangiano glucosio solo quando sono disperate, solo quando sei a digiuno, solo quando fai un esercizio fisico violentissimo, eccetera, eccetera, perché le cellule del cervello non mangiano zucchero, mangiano grassi, acidi grassi a catena media, cocco, capito? E adesso infatti, se vedete, gli atleti si riempiono di cocco prima di andare a correre, c'è il ritorno con vendetta di quelli che si chiamano acidi grassi a catena media. Guardatevi il mio video per gli atleti, quello sull'esercizio fisico, è tutto su questa faccenda. Allora Gerald Driven qui cosa c'entra? Gerald Driven ha scoperto una cosa: l'esercizio fisico molto intenso butta giù, il cervello non brucia glucosio, non ha bisogno di insulina, quindi l'esercizio fisico intenso è una terapia, una prevenzione perfetta per la sindrome metabolica, per l'infarto, lo stroke, tutte queste robe qui. È la stessa cosa, perché a livello metabolico l'esercizio fisico blocca la resistenza insulinica, fa utilizzare meglio gli zuccheri e addirittura il cervello usa questi acidi grassi a catena media e non ha bisogno di utilizzare lo zucchero. Ma la cosa più tremenda è stata nel 2014, quando un gruppo di ricercatori americani ha inventato un altro concetto, che è diabete 3, e ha detto: guardate che l'Alzheimer e il Parkinson sono sindromi metaboliche. Cioè hanno dimostrato, andando a vedere cosa capita nel cervello, che l'insulina nei neuroni delle persone con l'Alzheimer o col Parkinson, ce n'è una montagna di insulina, ma l'insulina non riesce ad agire a livello metabolico, è bloccata, c'è una resistenza all'insulina. Oggi sappiamo quasi tutto su questa resistenza insulinica, e quindi l'Alzheimer e il Parkinson sono diventate la sindrome metabolica numero 3. Quindi Gerald Driven, non so se abbia letto questi articoli, ma sicuramente se li ha letti dirà: oi boh, altro che piccola scoperta da detective che ho fatto. Il prossimo fine settimana farò le malattie a patogenesi autoimmune, le malattie a patogenesi immunitaria, e vi farà piacere sapere che quando un anticorpo agisce con l'antigene e voi vi viene l'orticaria, vi viene l'intolleranza alimentare o quello che l'è, una delle cause per cui nei paesi industrializzati le malattie a patogenesi immunitaria sono 50 volte più frequenti dei paesi poveri è perché quando l'antigene e l'anticorpo si legano, la cascata a valle della reazione antigene-anticorpo viene attivata anche se tu hai un eccesso di insulina. Quindi le persone che mangiano eccesso di zuccheri hanno la sindrome metabolica, hanno un eccesso spaventoso di allergie, di malattie a patogenesi autoimmune come la tiroidite di Hashimoto, il Basedow e via discorrendo, cosa che fino a 10 anni fa noi non pensavamo che avesse a che fare per niente col metabolismo degli zuccheri. Last but not least, l'ultimo capitolo è: abbiamo scoperto, il gruppo di, negli ultimi 5 anni abbiamo riletto un ricercatore tedesco, un altro Sherlock Holmes che si chiamava Otto Warburg. Otto Warburg studiava la riproduzione dei ricci, studiava quando una cellula del riccio di mare, invece di proliferare, comincia a moltiplicarsi, fare le uova, eccetera, eccetera, e ha scoperto che il segnale che fa scattare la riproduzione in queste uova del riccio di mare, che cos'è? La resistenza insulinica è un eccesso di insulina. Non è un caso se nei prossimi 5 anni, quando sentirete parlare di terapia del cancro, la prima cosa che sentirete parlare è digiuno, diete chetogeniche, equivalenti del digiuno e analoghi del digiuno, perché quello che oggi sappiamo è che la cellula switcha da un metabolismo di riparazione, sopravvivenza, si mette a replicarsi quando c'è una montagna di insulina, la quale montagna di insulina gli va ad attivare sintesi proteica, quello che l'è, e la cellula switcha ad un metabolismo che dipende dagli zuccheri. E oggi sappiamo che la cellula tumorale mangia zucchero dal mattino alla sera ed è capace solo a mangiare zucchero. Infatti la PET è uno degli esami che io chiedo più spesso, perché la PET, che è captazione di glucosio da parte delle cellule, tu vedi proprio l'albero di Natale quando il malato ha le metastasi o quello che l'è,
E quindi non stupitevi se nei prossimi anni sentirete parlare tantissimo di digiuno e analoghi di digiuno nella prevenzione e nella terapia del cancro. Anche qui cosa è capitato? Per migliaia di anni tutto il cristianesimo europeo era quaresima, per 40 giorni non mangiavi, quindi il digiuno, il Ramadan nell'Islam, tutta la Grecia di Creta, tutti gli orientali. Non c'è una religione al mondo che non abbia il digiuno come una delle sue due pratiche di base, che lo faccia per puri, sicuramente non lo fa perché ha letto Otto Warburg, ma di fatto lo fa per il concetto di purificazione metabolica attraversa tutte le religioni del pianeta, e serviva paradossalmente per prevenire l'incidenza del cancro. L'altro lato della medaglia qual era? Che il sistema immunitario non riusciva a montare una difesa immunitaria valida e dopo 5-6 anni di carestia ti veniva una pandemia. La peste nera del Medioevo era stata preceduta da 10 carestie, come dice Fernand Braudel. La gente non aveva l'insulina che vi ho detto adesso, non aveva più energia, zuccheri, alimenti da montare una risposta immunitaria e moriva di peste. Nel 2018 la gente va al ristorante e si abbuffa e gli viene l'allergia e intolleranza alimentare perché ha una montagna di insulina e la cascata IP3K eccetera eccetera a valle dell'insulina. Grazie dell'attenzione e buonasera.